eccolo qua la Toa, il programma che parla di calcio e varietà. Eccolo qua la Toa, il programma che parla di calcio e varietà. Buon pomeriggio. No, allora, tu il gioco di oggi è tu mi devi guardare e non ridere. Non ce la farò mai. No, siamo in ottobre, quindi 2 ottobre, quindi hai tempo di... Festa della birra. Ok, perfetto. E più birra di... Beh, esatto, no, vabbè, noi siamo abbastanza birri a sufficienza. No, quindi adesso posso togliermi questa cosa. Grazie a Bacio che mi ha regalato questo momento. Esatto, magico. Adesso facciamo così. Ha fatto un disastro, va bene, starà lì adesso per un po'. Non vedo niente, quindi mi infilo i miei occhiali, quelli ufficiali. Buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica. Ci facciamo un applauso perché così per fare un po' di caos iniziale. Una domenica da vivere tutti quanti assieme, da qui alle 17.45 ci sarà una prima lunga parte dove sarà il sottoscritto a tenere il timone, poi passerò il timone a Claudio che vi porterà in porto attorno... A perdere, direi. Esatto, esatto. Allora, intanto saluto Ludovica Diritto, bentornata. Ti aspettavano, il tuo è stato un ritorno... deflagrante, devo dire, a livello di così prorompente. Hanno tutti ringraziato per averti riportato qua tanti messaggi, così ti è piaciuto come sempre tutti, i messaggi maggiori sono arrivati per Elena Pollini, ma questo tra poco affronteremo l'argomento perché è stato uno degli argomenti della settimana, è stato il referendum e il mestiere del spasimante o degli spasimanti di Elena Pollini. È una domanda che giro anche a voi, faremmo anche qui il referendum. Astenersi mie amiche. No, e tue amiche non possono perché forse lo sanno. Ringrazio Claudio Bolognesi che ieri vi ha tenuto compagnia con B-Side e oggi vi terrà compagnia con la Toa. C'è un grande ritorno, lo vuoi presentare tu Ludovica, il ritorno? Ti sei già dimenticato che dietro al tavolo c'è qualcuno? Io. Sulla fascia destra, dai. È direttamente da nessun posto, Enrico Zorzi. Da nowhere, applauso Enrico Zorzi. Buona domenica, buon pomeriggio. Guarda che sembra quasi serio, Enrico, sì, Zorzi, da dietro. Io non vi vedo, però sono stato uno di quelli che ha chiesto Enrico il ritorno di Ludovica, quindi sono... Esatto. No, allora, Enrico Zorzi, da oggi fino all'eternità, ci terrà compagnia per dare le notizie, gli aggiornamenti sul calcio, ma dalle prossime settimane anche sugli altri sport. Questo è molto importante perché seguiremo praticamente tutto quello che accade sabato e la domenica in collaborazione con la redazione di OA Sport, con qualche personaggio dello sport italiano. Il ritorno di Giorgi è grande. Sì, direi che Giorgi va praticamente a coprire questo buco. Tante volte ci hanno detto: ma perché non c'è qualcuno che segue il calcio, insomma non date tutti gli aggiornamenti. Enrico avrà questo compito. Io passo, abbiamo un gruppo di ragazze meravigliose, una fila, le ho messe tutte in fila, beh mi sembra anche giusto perché tu fai della ecco perfetto, bene giusto per così riassumere, sintetizzare in maniera rozza ed efficace la sintesi, questa fila di... Infatti Claudio fa in mezzo un pochino stonno. Sì, un po' stonno, però no, l'ho chiesto espressamente, è il suo posto classico. Allora salutiamo Miss Bella d'Estate, belle d'estate, che è Laura Coden, che noi conosciamo bene,
Allora Laura, adesso ti alzi perché ci fai vedere per bene la fascia, so che è una costrizione ma lo devi fare, sì, abbastanza, mi sta odiando, ma va bene così. Laura, meravigliosa, veramente, chi meglio di lei poteva vincere Miss Belle d'Estate? Abbiamo qua il patron Flavio Albertini. Flavio, un microfono per Flavio ce l'abbiamo? Forse sì, forse no, eccolo qua, insomma, contento ovviamente, non poteva essere. Devo dire che da quando è arrivata su al paese, dove abbiamo fatto la finale, tutti hanno puntato il dito su di lei, quasi. Cioè, è stato solo una rotta, forse la seconda. Però, insomma, è un plebiscito, direi, insomma, qui. Era più bella, nessun dubbio. Assolutamente, poi insomma il fatto che fosse passata da qua, suona anche il telefonino, giustamente, perché bisogna anche dire. Le facciamo dopo, perché dopo ti faccio parlare finché vuoi della cosa. Intanto finiamo del tuo evento, finiamo di presentare i nostri ospiti con Luciana, Luna, Link, Abati, un sacco di nomi e insomma anche un sacco di qualità, perché la vedete, bellissima, vestita da bavarese, quindi devo presentare col cappello in testa. Luciana, un microfono per Luciana, da dove arrivi? Da Monaco, vero? Insomma, sono un pochino incasinato. Sì, lo so, hai un tourbillon, dai, dici da dove allora, quali sono le tue origini? Io sono italo-tedesca brasiliana. Pensate. Quindi puoi parlare in tre lingue contemporaneamente? Guarda, il tedesco dai, così, sì. Però il fatto che ho vissuto 5 anni in Giappone, e allora diciamo che la terza lingua è il giapponese. Sì, e la quarta l'italiano? No, la seconda, la prima il portoghese, primo poi portoghese, inglese, francese, spagnolo, però il tedesco il mio papà mi uccide stasera, perché il tedesco... Sappiate, così. Avremo la traduzione in tutte le lingue, qualsiasi cosa che diciamo sarà tradotto in giapponese. Speriamo! In giapponese. No, ci fai un saluto in giapponese? Sì, no? dai. Konnichiwa, watashi wa Rusiana desu, yoroshiku onegai shimasu. Minasan wa arigatou gozaimasu. Arigato. Tra poco tradurrai anche in irpino. Va bene, perfetto, avete capito che abbiamo una puntata spumeggiante. A contribuire a questa puntata spumeggiante saranno, e vabbè, oltre a Bacio, che insomma io t'ho presentato subito, è il nostro bavarese che tra poco si metterà al tavolo e ci distribuirà i wurstel a voi purtroppo non facciamo, no. Noi senza di te non facciamo, non abbiamo deciso. Comunque è stato bravissimo, cioè la classica volta inglese. Oggi abbiamo anche la doppia bevanda, però abbiamo anche il vino, perché addirittura. Addirittura arrivano dei saluti da Napoli. Saluti da Napoli addirittura? Chi? Ciao Alessandro. Ah, Alessandro, ok. Allora, adesso Giorgio ride là dietro i baffi. No, dicevo, adesso allora ci sarà il referendum sullo spasimante di Elena e sul mestiere di Alessandro, che ci piacerebbe sapere, piano piano lo scopriremo. Ciao Alessandro, ben arrivato. Allora salutiamo invece, dicevo, un nutrito gruppo di cantanti, perché oggi cantiamo e balliamo tutti assieme, partendo dalla bella e brava Roberta Francomano, che per la prima volta così è nostra ospite. Ben arrivata. Grazie. Hai già capito come ha preso la piega che ha preso questa trasmissione, che, insomma, aspettiamo da voi un innalzamento del livello, perché qua insomma siamo Roberto, Robby per gli amici, perché ciao, sbaglio, è la cantante Robby da Ragazzi in Prima Fila, confermi che sei Robby? Esatto, sono Robby. Per gli amici o in generale? Cioè, no, in generale, diciamo che nome, sono come nome d'arte. Perfetto. Sì, come nome d'arte. Lo sapevo ma non l'ho detto, Robby. Studiato però, okay. Allora invece un grandissimo ritorno è quello di, c'è un nome d'arte qui, Charlene, vero? L'ho detto bene? Ben arrivata e siamo molto contenti, ti facciamo un saluto. Anch'io, grazie.
sappiamo che dall'ultima volta che tu sei stata ospite, che poi era anche la prima volta che tu eri ospite qua da noi, insomma, hai passato qualche difficoltà, ma le difficoltà direi che sono superate. Nel frattempo c'è anche un CD che insomma... Sì, che è stato quello che avevo promesso di portare. Esatto. E è un bambino, è uscito, mi ha fatto la release, è benissimo, non ho più neanche una copia per me in casa. Il gelato nero ci sarà da qualche parte, chissà, lo troveremo, tra poco lo troviamo. Va bene, Sciallina, abbiamo un problema col microfono, adesso lo risolviamo tra poco dopo la pubblicità. Presentiamo, e purtroppo non lo posso far parlare in questo momento, Francesco Calderoni. Se vuoi ti traduciamo in giapponese, quello che dici lo diciamo tra poco. Saluto e con grande affetto e con grande piacere Simone Bonfatti, che torna qua da noi ospite senza il pianoforte. Oggi abbiamo i cantanti che non cantano, i pianisti che non suonano, però abbiamo due meravigliosi ospiti che suoneranno e canteranno, ma non solo. E Marcello Romeo, avevo perso il segno, Marcello Romeo e Marco Belluzzo. È l'emozione, è vero, anche perché Marcello Romeo, Claudio, scusami, guardati un attimo indietro, Marcello Romeo è stato musicista di Lucio Dalla. Musicista di un grande musicista, anche perché Lucio Dalla è stato anche un grande musicista, è stato però, tante cose, anche un grande musicista. Posso dire una cosa? Cioè, guardandoti così la prima volta che ti ho visto da lontano, ho detto: ma quello è Gaetano Corrêa. Siete tutti uguali, quelli che suonavano con Dalla sono tutti lo stampo, gli hanno preso. Insomma, c'è una somiglianza abbastanza spiccata. L'unica Iskra Menarini. Ecco, sì, no, esatto. Iskra Menarini non c'è. Diversa, esatto. Allora, io farei così, Alberto, se sei d'accordo. Se sei d'accordo, Alberto, andiamo in pubblicità, così mettiamo a posto i microfoni e possiamo far parlare tutti quanti. Tanto andiamo con un minuto di anticipo e quindi non ci picchia nessuno. Diciamo anche, Enrico, diciamo anche che la Juventus ha vinto. Ha vinto quanto? Bloccato di Bala, doppietta di Higuain, tutto secondo pronostico, dopo però un brutto primo tempo. Oh, dopo un brutto primo tempo, dove comunque aveva rischiato di segnare almeno 15 volte. Hai un altro sondaggio? Sì, perché Giorgio era molto contento. Giorgio oggi ha una cosa di cui si vergogna e che non vuole dire. Okay. Se lo guardate bene in camera ve ne accorgerete. No, tutto risolto, Ludo, grazie. Guardate bene Giorgio, ecco, lui ha risolto, io no. È la stessa cosa di cui si vergogna lui, è la stessa cosa di cui mi vergogno io. Tra poco vedo di risolvere. Andiamo in pubblicità, abbiamo tante cose da risolvere. Abbiamo diverse di cose da risolvere, non solo queste. Oggi la pubblicità ci aiuta. Sì, fermiamoci un po', poi torniamo. A frappè. A frappè. Per la cura della tua salute e il benessere del tuo corpo, Farmacia Reale. Una vasta gamma di prodotti per la cura ed il benessere del tuo corpo consigliati dal nostro staff attento e preparato. Attenzione, consigli e prezzi accessibili con spedizione gratuita dei prodotti ed un simpatico omaggio. Ci trovi a Reale in via Risorgimento 39, telefono 051 75 49 40. E sul nostro sito farmaciareale.it il nostro staff risponderà a tutte le tue domande in modo rapido ed efficace. Farmacia Reale, la salute a portata di clic. Il supermercato Palma al centro commerciale Danieli di Santo Sidonio è ancora più conveniente. Se questa settimana vieni a fare la spesa, avrai un pranzo gratuito. Eh già, martedì ti regaliamo la pasta, mercoledì la passata di pomodoro, giovedì il pane, venerdì il dolce, sabato la frutta e domenica il vino. Da noi troverai anche una miriade di articoli a meno di un euro e altri sotto costo. Centro commerciale Danieli, supermercato Palma a Santo Sidonio. Qui i veri affari si fanno insieme.
Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. A soli 1.499 euro, trio a scelta fra Trilogy Inglesina, iTrack Baby Comfort Dinamico Up Cam o Peg Perego Book 51 Sportivo, completo di antisoffoco e base auto per ovetto, lettino con materasso ortopedico e cuscino, piumone con paracolpi, cassettiera con bagnetto fasciatoio, poltrona auto 0,18 kg, seggiolone pappa regolabile in sdraietta e bidone porta pannolini in omaggio, tutto secondo disponibilità. Capriccio Baby, aperto la domenica pomeriggio, chiuso il giovedì. Capriccio Baby lo trovi nei due punti vendita a Sant'Arcangelo di Romagna e a Morciano di Romagna, anche online su capricciobaby.com. 0541 62 46 45. Molo 22. Sonia e Susanna vi aspettano al comando del suggestivo e unico ristorante all'interno della nuova darsena di Rimini. Cucina tipica romagnola di pesce o di carne, con pasta fatta a mano e pesce sempre fresco di giornata. Molo 22, darsena di Rimini. Per info e prenotazioni, telefono 345 089 3907. Email ristorantemolo22@gmail.com. Farmacia Reale. Salute e benessere sono online. Con un click i tuoi acquisti sono più convenienti. farmaciareale.it. Torniamo in diretta, qui inquadrati i nostri ospiti, noi tra un po', ecco, tra un po' anche noi. Allora, Elena, vogliamo lanciare questo tormentone della stagione invernale, vogliamo aggiungere un dato in più. Ah, ok. Vale. Rispetto alla... Claudio, ascoltami, che qui c'è bisogno, perché tu dovrai rispondere ai messaggi. Però dobbiamo prendere un po' la larga. Allora, oggi lavora o non lavora il tuo spasimante? Enrico? No, oggi lavora, cioè perché... Potrebbe lavorare, attenzione, perché... potrebbe anche averne voglia. Mi sa che tra un po' ne ha voglia di lavorare. Tra un po' ne ha voglia, ok. Perfetto, quindi andiamo a ricercare, ragazzi, tra i quei lavori. Andiamo per curiosità che ci sono. No, adesso, subito così. No, le abbiamo risolti i problemi tecnici. Tutti tranne il mio. Ma per il resto... No, va bene. Quindi lavora, potrebbe lavorare anche la domenica. Anche gli altri giorni, però. O solo la domenica. Ma diciamo che... Non posso sbilanciare le cose. Diciamo che potrebbe essere un pompiere, un barista, un perché l'Elena chi... aspetta, saluti i pompieri di Cesenatico. Ecco, salutiamo tutti perché i pompieri, me l'hanno detto. Bene, perfetto. Allora, perché la settimana scorsa era la settimana delle squadre sportive, questa settimana è quella delle forze dell'ordine. Allora, se avete qualcuno, da qualche carabiniere da salutare, qualcosa, mettetevi in coda. Sì, ti sta venendo caldo. La domenica, hai detto pompieri, Claudio? Io l'ho buttata lì. Pompieri è altamente a rischio come categoria. No, ma l'ho detto apposta perché non c'è ancora la luce. Ha già delle esperienze, quindi potrebbe essere che effettivamente... Ma non bisogna andare in pubblicità, caschi sempre lì, va a finire che caschi sempre lì. Non c'è la luce. Infatti, che quando potrebbe essere un ballerino, ad esempio, non so, un... Okay. No, lo so, di quelli da discoteca, quelli da tipo cubista, non so, visto che tu lavori in discoteca. Visto che lavoro proprio ballerino. Non si sa mai. Va bene, questo è il... così, la chicchia del giorno. Mandate messaggi a questo numero, 3281598. Per adesso l'unica certezza è che hanno individuato la Robby. Robby, sono arrivati, Robby ha preso... Ha preso il sopravvento. Chiedono se canta. È arrivato un messaggio. È ufficiale, canta. È qui per presentare il nuovo singolo, tra l'altro scritto da Simone Bonfatti, quindi diciamo che Simone accompagna Robby per questa puntata, ma ha già promesso che verrà a suonare il suo magnifico piano.
Lo giuro. Beh, però addirittura un giuramento così in diretta, e quindi siamo tranquilli, sicuri, sappiatelo. Ma oggi siamo molto curiosi di sentire anche cantare Robby. Siamo però curiosi altrettanto di conoscere Marcello e Marco, perché facciamo arrivare un microfono da queste parti, così riusciamo a sentire anche la loro voce. Prova. Eccoli qua. No, perché voi due siete una coppia, in effetti. Cioè, sì, noi siamo una coppia di cantautori, una coppia di fatto negli sketch di cabaret. Quindi, non cantate, fate scherzi di cabaret, cantate. Noi cantiamo le nostre canzoni, noi facciamo dei brani per noi e per altre persone, e fra l'altro, fra una canzone e l'altra, a teatro, apriamo anche una certa pagina sketch. La pagina dello sketch. La pagina dello sketch. Il cosiddetto quizzone. Il quizzone. Molto bene. Quindi tra poco ci aprite. Sì, possiamo fare una piccola prova. Volevo dire prima, perché insomma qui non scherziamo, cioè qui abbiamo due signori musicisti, signori cantanti, perché questo CD che stiamo facendo vedere, che sta facendo vedere... L'estate è già qui. L'estate è già qui. È una canzone che è uscita in aprile, mi sta dando molte soddisfazioni perché in classifica May è risalito di 42 posti la scorsa settimana. Più tardi l'ascoltiamo. Davanti ai Modà, eccetera. Quindi sono molto contento, è andata molto in alcune regioni italiane e in classifica May. Mi ha dato molte soddisfazioni. La canto insieme a Denis Turrini, che è una cantante molto brava di Verona. Dicevo, dopo l'ascoltiamo? Volentieri, c'è anche un video così, Dopo, su YouTube, sì. Volentieri la sentiamo, però io adesso vi farei accomodare lì sul nostro palco, chiamiamolo così, in zona spettacolo. Nel frattempo passerei un attimo la parola, intanto che Marcello e Marco si preparano, passerei la parola a Enrico Giorgi per illustrarci quello che c'è in programma oggi, perché due squadre nostre importanti sono in campo, no? Tra poco. Sì, allora partiamo con la Serie A, dalle 15 sarà Bologna-Genoa, che seguiremo insieme ad Andrea Baccolini. Per la Serie B, sempre dalle 15, c'è Genoa-Latina con Luca Alberto Montanari. Poi c'è anche la Lega Pro, che in realtà è già iniziata da 25 minuti, tra poco daremo gli aggiornamenti. Piacenza-Olbia e Arezzo-Pro Piacenza, daremo da studio quelli che saranno i risultati parziali. Serie D dalle 15, Imolese-Mezzolara con Gigi Ravaglia e Ravenna-Castelfranco con Sandro Camerani. Allora, io chiedo una cortesia, siccome si stanno preparando, bisogna prendere anche il microfono, se no non vi sentiamo. C'è l'asta lì dietro, vi chiedo semplicemente di metterla in favore di TV, perché sennò non riusciamo a sentirvi. Allora, Elena, noi siamo abituati a ridere, adesso diamo anche una notizia, Claudio, vero? Perché iniziamo oggi con Marcello Romeo e con Marco, con Marco Belluzzo, un percorso che andrà avanti per tutta la stagione con Davide Dal Fiume, che farà un po' da padre a un sacco di comici. Quindi Davide Dal Fiume di Castel San Pietro, voi l'avrete visto, o molti di voi l'avranno visto, eccezionale veramente, in coppia con Marco Dondarini, che ha fatto un gran bel successo davanti ad Abbatantuono, Ruffini e la Lucarelli. E hanno ottenuto un bel successo di molti riscontri, e Davide, attraverso Davide, con Davide, avremo qui a lato A, avremo un sacco di comici, molti dei quali, secondo me, ho come l'impressione che li abbiate visti su sempre, anche loro, tra come Colorado, Davide, Zelig, su palcoscenici importanti. Sì, preparatevi a ridere assieme a noi, perché rideremo tanto. Ho come l'impressione che rideremo tanto anche adesso, perché Marcello e Marco si sono preparati, sembra che siate in un aereo, però non so se c'è seduti in treno, non so. Allora, io, se voi siete pronti, vi cedo parola e microfono. Siete pronti? Sì, sono pronto. Allora, Marcello Romeo e Marco Belluzzo, per voi e per noi, alla tua. L'allievo è arrivato? Sono arrivato, professore. Perfetto. È pronto? Beh, che devo infilare, la cuffia? Deve mettere la cuffia. Va bene. Un secondo, professore. Metta la cuffia. Un secondo, professore. Sì, ma faccia in fretta. Sì.
Ha messo la cuffia? Sì, faccio la prova se sento bene in cuffia. Prova, prova. Quanti sono questi? 4. Perfetto. Perfetto. Cosa fanno due api sulla luna? Una luna di miele. Perfetto. Grazie. Qual è l'animale che si trova in due posti diversi nello stesso momento? Questo è difficile, professore. La so. Cioè? L'aquila. Benissimo. Grazie. Dove va in vacanza a fare il bagno il canguro d'estate? Può ripetere, non avevo bene la cuffia in testa. Dove va in vacanza a fare il bagno il canguro d'estate? Sì, nel marsupio. Perfetto. Grazie. Qual è l'animale che non dorme mai? L'animale, professore? Che non dorme mai. Il maialetto. Perfetto. Perché l'arancia non va mai a fare la spesa? La so, professore. La dica. Perché mandarino. Bravissimo. Grazie. Come si chiama? Se volete potete anche applaudire, eh. Grazie che mi aveva accordato la chitarra, allievo. È tutta scordata. Ho fatto apposta per farti fare brutta figura. Va bene, grazie. Adesso mi dica. Sì, professore. Qual è il nome del più famoso gay russo? A questa domanda rispondo dopo, professore. Va bene, ne tengo conto. Cosa disse Al Capone alla domanda dell'ispettore nel processo di New York? A questa domanda rispondo dopo. Ma so, l'ha detto anche prima? No, no, disse così Al Capone, a questa al giudice, a questa vero, domanda vero. Rispondo dopo. È vero. Grazie. Ero dimenticato. Troppo buoni. Le rimane ancora una solita domanda. Il famoso gay russo. Sì, professore, lo so. Andrei coi maschi. Perfetto. L'ultima domanda. Ho sentito un acuto di una risata. Bravissimo. Colpa mia. Lei capita subito il volo, bravissimo. Ah, di madrelingua. Io sono russa, in realtà. Andiamo con l'ultima domanda? Sì, professore. È famoso. È la domandona finale, diciamo. Sì, quella che. Che chiude tutto. Chiude. È famoso quello di Troia. Il figlio. Bravo, perfetto. Grazie. Marcello Romeo, Marco Menuzzo. Insomma, abbiamo già capito che deriva prenderemo quest'oggi. Siamo già. Sì, lo so che ti fa piacere questa cosa. No, bene, perfetto. Potete riprendere piano piano le vostre sembianze e anche il vostro posto, perché voglio chiedere invece a Flavio, appena arriverà il microfono, ma ne dovremmo avere uno qui, quello rosso, da qualcuno dovrebbe averlo. Oggi i microfoni, eccoli qua, perfetto. Allora, Flavio, raccontaci un po' quest'estate e come sono andate le cose, poi insomma. Non è passato tanto tempo, è arrivato in fondo all'estate questo concorso, no? Sì, la data 27 e io comincio con i ringraziamenti. Prego. Grande Lino Selvatico. A Lino Selvatico io dedicherei un applauso, perché è qua dietro che sta facendo le foto, ma poi dopo lo portiamo anche qua davanti, così non può scappare, insomma, poi ci racconta anche qualcosa che è successo quest'estate. E volevo ringraziare i conduttori, Simone Guerra e Claudio. Che salutiamo, perché sono stati i nostri ospiti l'anno scorso. Il rosso non funziona, troviamo un... Eccolo qua, perfetto. Ok, salutare come ho detto i conduttori, tutti quelli che hanno lavorato con noi, il coreografo Andrea Iacopini e tutto lo staff che ha lavorato. Allora Laura, raccontaci, microfono a Laura, raccontaci un po' l'esperienza di questo concorso, perché tu in precedenza altri concorsi, altre... No, sfilate. Io non ho mai fatto altri concorsi, ho sfilato. Perché tu, io ho scoperto che tu giochi a pallavolo, l'hai già detto l'altra sì. Volta, però così velatamente. Giocavo. Hai smesso? Ho smesso quest'anno. No, non si smette di giocare a pallavolo così d'un tratto, no?
così a sorpresa? È stata colpa di un paio di impegni, problemi in generale. E non ho potuto un po' continuare. Mi dispiace, devo dire la verità, perché insomma, da appassionato di pallavolo era insomma più giocatrici ci sono meglio è. No, però raccontaci un po' l'esperienza di Beh, per me è stata una bellissima esperienza. Di Belle d'Estate che si svolge a Monteciccardo, ok, perfetto, provincia di Pesaro. E nulla, grazie a Lino Selvatico ho sentito di questa manifestazione e mi hanno chiamato, sono andata a fare questo concorso e, insomma, ed è stata una bellissima esperienza. Ti è bastato arrivare là e insomma hai vinto mani bassi. Abbiamo qui una foto che poi anche è quella del CD evocativo di questa di questo evento. Noi abbiamo ospitato l'anno scorso, abbiamo ospitato la Bella d'Estate dell'anno prima, quest'anno la Bella d'Estate del 2016 l'abbiamo ospitata prima, così l'abbiamo fatta conoscere, poi Zac è arrivata e insomma si è portata a casa questa fascia. E noi siamo contenti, Laura poi ci racconterai di te, perché insomma la pallavolo era, ecco qua c'è qualche foto dell'evento, dicevo la pallavolo era uno dei tuoi hobby, non lo è più, sarà soppiantato da qualcos'altro o no? Ma ora sinceramente dallo studio. Solo studio? Praticamente. Ma dove giocavi, in che squadra giocavi? Giocavo con la squadra di Arsier. Sempre a Feltre, in comune di Feltre, e ho giocato là per 2 anni e poi ruolo? Banda. Schiacciatrice, di quelle che picchiano forte. Ecco qua, allora Laura, diamo il microfono a Flavio, perché così riusciamo. Laura, ci vuoi parlare anche del premio? Premio? C'era anche un premio? Un prosciutto? Sì. No. Come premio c'era una crociera di una settimana. Accidenti, sì. Accidenti. Quindi in Grecia e in Croazia. Sei già partita? No, ancora no. Partirò prossimamente. Oh, ok, beh, insomma devo dire che niente male, io sono innamorato delle crociere, quindi ti invidio un po', ma io non ho possibilità di vincerla con i premi di bellezza, non succederà mai. Allora, io direi di fare così, ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo, perché abbiamo solo sentito l'antipasto, ma abbiamo tanta musica da ascoltare assieme, tante cose da raccontarvi, sono iniziate anche le partite, Enrico? Però il Piacenza sta vincendo 1-0 in casa con l'Olbia. Questa è una buona notizia che farà piacere anche al nostro Francesco Romano, che tra poco sentiremo, con cui ci collegheremo, però dopo... Pubblicità. Per la cura della tua salute e il benessere del tuo corpo, Farmacia Reale. Una vasta gamma di prodotti per la cura ed il benessere del tuo corpo consigliati dal nostro staff attento e preparato. Attenzione, consigli e prezzi accessibili con spedizione gratuita dei prodotti ed un simpatico omaggio. Ci trovi a Reale in via Risorgimento 39, telefono 051 75 49 40. E sul nostro sito farmaciareale.it il nostro staff risponderà a tutte le tue domande in modo rapido ed efficace. Farmacia Reale, la salute a portata di clic. Hai qualche difficoltà nel fare la doccia o la vasca a un tuo caro? Da oggi con Acquabuddy Home, fare la doccia o il bidet a chi non può muoversi in autonomia diventa confortevole, facile ed efficace. Acquista o noleggia Acquabuddy Home nelle migliori sanitarie e farmacie oppure al numero verde 800 821 862. Benvenuti alla Casa del Pneumatico e alla nuova Casa del Pneumatico a San Lazzaro di Savena. Da oltre 50 anni, il più vasto assortimento di pneumatici di marchi primari per auto, moto e mezzi pesanti ed un efficiente servizio di assistenza anche su strada, 7 giorni su 7, H24. E all'Auto Service Club a Bologna trovi anche assistenza meccanica, tagliandi e revisioni. Super promozioni sui marchi primari per il cambio stagionale e servizio di conto deposito. Dai, prendiamo un taxi. Fatto, possiamo permettercelo, no? Certo, intanto siamo in 3. Poi dai, è bello comodo, arriviamo lì davanti. Conciati così, poi
Mio padre mi fa prendere un taxi la sera quando vado a danza. La sera anche mia madre. Lei è serena e tranquilla e non rompe le... Oh, 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 siamo in uno spot. Uno spot? Scatole, avrei detto scatole. Siamo un taxi Cotavo. È più conveniente di quello che dicono. In occasione del proprio anniversario, lo storico Daniele Calzature vi aspetta a San Possidonio, con le tante nuove proposte di calzature e abbigliamento uomo, donna e bambino. Daniele è punto vendita del prestigioso marchio Brugi. Ai piani superiori, assortitissimo reparto arredamento per la casa, con centinaia di divani, in vari modelli, tra i più moderni ed esclusivi. Da sempre, Daniele Calzature è qualità, a prezzi sbalorditivi. Clinica Odontoiatrica Kalmar, dal 1950, dentisti per passione. Chiama subito per un preventivo il 345 13 02 185. Amici di Radio Sportiva, una grande notizia! Quasi 1 milione di ascoltatori ogni giorno ascoltano Sportiva! 988.000 grazie per questo straordinario risultato. Indagine Radio Monitor di Eurisco, l'unica riconosciuta da clienti e agenzie nazionali. Torniamo, sì, in diretta, ma potete sedervi con calma, non c'è bisogno di correre, tanto siamo inquadrati io e Elena, voi nel frattempo potete prendere il vostro posto. C'è chi mangia, chi corre. Esatto, c'è di tutto, c'è di tutto, c'è anche chi non è rientrato e ha lasciato al suo posto un Mars. Così che per ricordarci di Ludovica. Intanto ci sono dei profumi che... Allora, ecco, noi vediamo questa schermata che però ancora non... cioè, dovremmo ancora farla, questa cosa. Ecco, vai pure Enrico. 5 minuti sul cronometro, sta attaccando solo il Bologna che... come nelle scorse settimane è partita molto bene, gioca con tre punte, Krejci destro e Verdi come solito, e quindi mette sotto anche il Genoa in casa, buon Bologna. Occasione per il Napoli invece a Bergamo, Atalanta-Napoli 0-0, punizione di Insigne fuori di poco. Molto bene, insomma siamo alle prime schermaglie di questa giornata, tra poco saremo pronti anche per collegarci con Francesco Romano. Ecco. Eccolo? No, eccolo vicino, nel senso che no, il Napoli stava per segnare, e comunque in questi primi 7 minuti di gioco un Napoli insomma molto molto pimpante e direi quasi arrembante a tratti. Sono d'accordo. D'altronde è la squadra, credo che si possa dire, che gioca con distacco il miglior calcio, almeno in queste prime giornate, in queste prime mese e mezzo di campionato, la squadra che sicuramente... Forse ancora meglio della Juventus. Sì, assolutamente. A livello di qualità sicuramente. Come gioco sì, insomma. Poi insomma c'è... ecco, c'è Francesco Romano che spero di poter vedere da qualche parte. Ciao Francesco! Ciao Enrico, io vedo tanta bella gente. Eccolo qua. Ha fatto gol Petagna, 1-0 Atalanta, subito. Avevamo detto benissimo il Napoli vicino al gol, ma Petagna terzo gol stagionale, aveva segnato dopo pochi minuti anche nella scorsa partita, non l'abbiamo ancora visto, in realtà vediamo solo i giocatori dell'Atalanta. No, io l'ho visto, si chiama così in gergo sfiga, si chiama, nel senso che no, è stato bravissimo il Papu Gomez che sulla sinistra ha saltato anche grazie a un mezzo rimpallo un giocatore del Napoli, l'ha messa dentro, ma di fatto Petagna ha colpito di testa, il pallone ha rimbalzato sulla schiena del centrale del Napoli, anzi Koulibaly, esatto, ha colpito di testa colpendo, esatto, a sua volta Maximovic, e Petagna davanti, sì, è diventato un assist, diciamo, per Petagna, il pallone che ha permesso a Petagna di segnare questo gol importante. Atalanta avanti col Napoli dopo pochi minuti, sì. Allora Francesco, forse riusciamo a parlare con te, Sì, e buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, hai smaltito. Sì, un po' rosso, ma immaginiamo che tu abbia bevuto molto e quindi può stare che tu sia rosso. Allora, no, non ho tanto bevuto, però mi sono divertito, è stata una bella festa. Adesso cercheremo di mettere a posto
un po' anche il collegamento. E un bacio alle donne, che ho visto ci sono delle donne bellissime, qualcuna la conoscevo già, e tipo la nostra conduttrice, sempre più bella e affascinante. Ascolta, e poi... Francesco, tu non avendo seguito la prima puntata e forse neanche la prima parte della seconda, non sai che è scattato il sondaggio, perché Elena Pollini ha uno spasimante potenziale fidanzato. Però tutti, ne ha forse più di uno, e tutti questi spasimanti fanno lo stesso mestiere. Qual è il mestiere? Mica così fa brutto, eh? Vabbè, sì, no, non Elena, il mestiere, lo Elena. Stesso mestiere. No, bisogna indovinare qual è questo mestiere. Suonatore di campanelli, lo sa, sì, suo papà. Sì, sì, è possibile. Di solito sono io che suono i campanelli e poi fungo. È vero. Io ho capito, arricciatore di garganelli. È possibile. Che io giuro. No, questo poi volevo è un dire, altro di quelle... ho sentito... Potrebbe lavorare anche la domenica, tra l'altro, un arricciatore di garganelli. Pasta fresca, sì. Sì, è certo. Pasta fresca, Enrico, sì. Va bene, non è detto non che erro, si mangi con sentito... il tuo spasimante, non è proprio detto che si mangi. Enrico. Vabbè, va bene, ok. Allora... Francesco, stai lì perché poi ti metteremo in contatto con Giorgi per darci tutti gli aggiornamenti dei vari campionati, ok? Benissimo. Ti sei divertito comunque, è stata... salutaci Davide. Davide, sai cosa potremmo fare oggi? No, ma domenica prossima magari tramite Skype si potrebbe fare un collegamento, perché ci sono 6 ore di differenza, per adesso è a Bali. Ci siamo visti e parlati ieri via Skype, se la sta godendo il fanciullo. Bali, in Puglia, vero? Bali, c'è anche perfetto. Tanti sono andati in vacanza in Puglia quest'anno, anche Davide ha voluto. E lui ci è andato. Sì, senz'altro. Sentiamo pianissimo, come proprio con un senti, voce. Mi senti meglio adesso? Prova a avvicinare tra poco proviamo a mettere a posto anche l'audio. Nel frattempo io direi che facciamo due chiacchiere con Francesco Calderoni, che è uno dei nostri affezionati. Credo che tu abbia uno dei record di presenze, e questo ti fa onore, perché insomma chi alla fine, non so, nel ciclo dei 3 anni raggiunge le 10 presenze sarà premiato con una crociera assieme a Laura. Quindi no, vabbè, in due cabine diverse, però la stessa magari. Ma che crociera devo fare allora? Tu non conti i cantanti, quelli che cantano. Francesco, vabbè, posso cantare? No, poi anche no. Soprattutto Davide è meglio che non canti. Lo so. No, soprattutto non puoi cantare se canti come Davide. Esatto. Davide è pericolosissimo quando canta. Tu non lo so, ancora non ti abbiamo testato da questo punto di vista. D'altronde è stonato anche Mogol. Quindi, esatto, quindi voglio dire, Davide, infatti, insomma, è un ottimo, può essere un ottimo scrittore di testi, dei brani, però non deve cantare. Non deve cantare, giustamente. Allora, Francesco, parliamo. Perché insomma tu sei arrivato qua l'anno scorso dicendo sto preparando un CD, arriva, adesso arriva. È cresciuto man mano, perché prima erano solo 3 brani, poi 6 e poi adesso sono 10. E abbiamo finito. Avete finito? Abbiamo finito il disco. Cioè, avete finito vuol dire che abbiamo fatto tutti i brani, adesso c'ho le ultime cose da aggiustare, però abbiamo tutto il disco. E adesso breve, insomma, adesso il tempo non lo so, perché il mio produttore Raffaele Montanari coi tempi non mi dice mai nulla. Non voglio dire nulla, a breve uscirà l'album. Ci siamo, è finito, è già impacchettato in studio, poi bisogna vedere. Allora, io sono stato orgoglioso questa settimana perché sui social ha girato in maniera anche abbastanza veemente il promo che ci ha preparato direttamente Francesco, cioè esatto, avevamo un promo tutto nostro che era appunto il pezzo così appena accennato che lancia l'album, esatto, è uscito oggi. Ci aspettiamo, ci vediamo
oggi qua, esatto. a Nuova Rete La Tua. Di cosa si tratta? Che pezzo è? E allora, come è, nasce? Come è il brano che lancia l'album Talking About Love. E oggi è uscito il video, proprio stamattina, e quindi in occasione proprio della mia presenza qua abbiamo deciso io e il produttore di mandarlo in onda. Bene, quindi siamo i primi a vederlo. Siete, sì, i primi a vederlo a casa, sappiatelo. E quindi se la regia è pronta, io direi di fare partire il video di Francesco Calderoni in assoluta anteprima per Lato A. Il pezzo si chiama Talking About Love, che è lo stesso, cioè, il singolo, diciamo, che è uscito quest'estate, che dà il nome al CD, no, che lancia il disco, che è Breakfast Motel. Breakfast in Hotel, giustamente. Breakfast Motel. Ne abbiamo parlato 300 volte, ma sono io che, insomma, perdo dei colpi. Talking About Love, Francesco Calderoni. I'm slow as snow up on my path. She runs through your arms. She's a ray of light on earth. I see an angel in the sky, like seas on the sea. I see your tears in the sunset. With kisses, innocence, you are so beautiful. You are so wonderful. Stop the way in the morning time when I hear the train open wide my hands. Stop the illusions into wild hands. And did it show the later? Oh, we never stop, we never stop my race. Little eye like precious friend. And release this burning fire, breaking all the deadline, running up the storm sound. You are so beautiful, you are so wonderful. Stop the rain in the morning time, run again the train, open wide my find our hands, and did it show you later? Oh, we never stop, stop the wind in the morning time, running in the train, open wide my hand, stop the illusions into wild our hands, and did it show you later? Oh, we never stop, my hand. Time for talking about. I have seen men in your arms, fall in love without the time for talking about. Stop the wind in the morning time, run again the train, open wide my hands, stop the illusions into wild my hands. Oh, we never stop my race. I just
ne parla, c'è chi ne parla. C'è chi ne parla. Elena, ti è piaciuta? Bravissimo. Beh, Francesco. Con lui giochiamo pazzi. È la sicurezza. Dove l'avete girato? Sono Colli Nostrani o... Sì. Brisighellesi. Beh, meraviglioso. Abbiamo scelto un luogo che, insomma, desse rilevanza al pezzo. Marcello si è interessato particolarmente a questo pezzo. Sì. Microfono per Marcello. Cioè, hai una domanda per... Per Francesco, oppure una considerazione su... La considerazione è che perché la scelta di non cantare in italiano? Cioè, questa è una domanda che qui non facciamo mai, eh? Non l'abbiamo mai fatto, no. Nel senso che è la classica, anche perché qui hai un italianista come Claudio Bolognesi. Io sono per il cantautorato totalmente italiano, gestendo... Io no, a me va benissimo. Allora, questo album l'ho scritto quando vivevo a Londra e quindi avevo tutte le mie sensazioni direttamente con la lingua dove tanto stavo più che, insomma, di mestiere tu fai il... Sono insegnante di sostegno nella lingua straniera. Quindi insomma diciamo che gioca in casa, insomma, sostanzialmente. Bravo, bel pezzo, bella struttura e anche bel video, devo dire, assieme. Salutiamo Mario Brusa, che insomma conosciamo molto bene. Vi saluta perché oggi non è potuto venire. Ci dispiace, ma la coppia si riformerà prima o poi. Sì, assolutamente, sono tante novità. No, questo pezzo mi piacerebbe risentirlo dal vivo, ve lo dico già adesso, poi quando tornerete, mi raccomando. Tra l'altro, Claudio, ormai abbiamo imparato a conoscere Francesco e io sono abbastanza curioso di conoscere il lavoro intero di Francesco, perché abbiamo due, tre step, però insomma... Allora, se tre indizi fanno una prova, tre li abbiamo, quindi una prova dell'ottimo lavoro, dell'ottimo LP disco che verrà fuori dal lavoro di Francesco con Raffaele e tutta la famiglia della PMS, su questo io non avrei dubbi, proprio perché abbiamo ascoltato, insomma, qui tra lato A, tra B-side, insomma, abbiamo ascoltato tre pezzi veramente, veramente belli. Questo è bellissimo, io per dire preferisco Dust, un altro può preferire questo, quindi voglio dire già siamo al io preferisco quello, quindi insomma vuol dire che ce la giochiamo. Allora io direi di far così, intanto Enrico c'è un aggiornamento che arriva da Cesena, perché... 1-1 dopo 22-23 minuti, ha segnato Paponi all'ottavo, il vantaggio del Latina, pareggio di Ciano al 14°. In Serie A invece per ora tutto come prima, ha segnato solo l'Atalanta. Solo l'Atalanta, ok, che insomma è un gol pesante di quelli che contano, perché potrebbe mandare in fuga la Juventus. Intanto Bologna-Genoa. Gran bella partita Bologna-Genoa, perché anche il Genoa all'inizio è partito meglio, ha ragione Enrico, è partito meglio il Bologna, ma il Genoa ha saputo creare due o tre situazioni in velocità molto belle, di prima, un bel Genoa quello di Juric. Allora, Baccio, siccome tu sei qui in rappresentanza del popolo della birra, dacci il primo... Sì, vai, prima di darci il primo appuntamento birroso della settimana, vai. Una cosa tristissima, dopo la facciamo cantare a Luciana, ok? No, non vuole cantare, pensavo che volesse cantare. Dacci il primo appuntamento, appuntamento è più vicino al Parco Nord di Bologna, Pala Paulaner, il 6, 7 e 8 ottobre, festa della birra con gruppi tipici. Perfetto. Con questo classico accento bavarese. Sì, molto, molto. È un bavarese misto ferrarese. Sì, cioè, ascoltare quelle, mi sembra, non so, l'MP3 del...
della sigla di premiatissima della... quella c'erano effettivamente i, no? Sì, c'erano sì, i trentini, c'erano i trentini, è vero, è vero, è vero. Bene, allora noi ci dobbiamo fermare, andiamo in pubblicità che ne mangiamo una pizza. Forza Cesena, speriamo che faccia gol. Forza Cesena, uno la fa. In occasione del proprio anniversario, lo storico Daniele Calzature vi aspetta a San Possidonio, con le tante nuove proposte di calzature e abbigliamento uomo, donna e bambino. Daniele è punto vendita del prestigioso marchio Brugi. Ai piani superiori, assortitissimo reparto arredamento per la casa, con centinaia di divani in vari modelli, tra i più moderni ed esclusivi. Da sempre, Daniele Calzature è qualità a prezzi sbalorditivi. Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. A soli 1.499 euro, trio a scelta fra Trilogy Inglesina, iTrack Baby Comfort Dinamico Up Cam o Peg Perego Book 51 Sportivo, completo di antisoffoco e base auto per ovetto, lettino con materasso ortopedico e cuscino, piumone con paracolpi, cassettiera con bagnetto fasciatoio, poltrona auto 0,18 kg, seggiolone pappa regolabile in sdraietta e bidone porta pannolini in maggio, tutto secondo disponibilità. Capriccio Baby, aperto la domenica pomeriggio, chiuso il giovedì. Capriccio Baby lo trovi nei due punti vendita a Sant'Arcangelo di Romagna e a Morciano di Romagna, anche online su capricciobaby.com 0541 62 46 45. Molo 22. Farmacia Reale. Salute e benessere sono online. Con un click i tuoi acquisti sono più convenienti. Farmaciareale.it. Movida87.com. Ci sono cose che sono sempre state tue nella vita e che un giorno possono regalare un sorriso a qualcun altro. Firma anche tu per la donazione degli organi e contribuisci così a far rinascere la speranza. L'1 e il 2 ottobre nelle piazze italiane i volontari dell'AIDO ti offrono un anturium per la ricerca sui trapianti. Allora, intanto che Ludovica, che cavolo però, non so, un po' di saluti. Sta facendo il parkour qui al nostro fianco. Perché quando si sentono la pubblicità tutti vanno a mangiare, noi sì. Siamo qui. Senti, si sentono anche questi classici rumori da birreria bavarese. Ma ogni tanto porta di qua anche noi. C'è la folla che va. Non la birra però, io e Elena non bevo, anzi forse no, Elena. No, ma non sarà del vino? Ai tempi memorabili no, che il vino qua. Elena si ubriaca solo con l'odore, no. Quindi non si può fare. Vabbè, tu sboccia che poi secondo me qualcosa viene fuori. Enrico, posso fare dei saluti? Sì, falli. Allora, pure. Salutiamo la Valentina Cristiani. Ciao Valentina, ciao Vale. Ciao Vale. E anche la nostra Diana che ci sta seguendo. Ciao Diana, ti aspettiamo. Ciao Diana. Ciao Diana, ti aspettiamo, per cortesia torna, perché insomma abbiamo bisogno delle tue proposte. Guardate Bazzo come si è apparecchiato lì. Wurstel, Brezel. Non si deve vergognare. È un'altra parte dello studio. Nonché comunque salame ferrarese. Aspetta, porta qua quel salame ferrarese. Microfono a Luciana. Microfono a Luciana, prego, dicevi? No, tutto perfetto, però manca un Prost.
tradizionale, Prost. 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 Facciamo in diretta. Si dice Prost. Facciamo in diretta, se vuoi te lo cantiamo. Vai, forza, vai pure tanto. Cantiamo, che ormai dice? Siamo partiti, quindi. L'avevo cantato anche la volta. Ein Prost. Ein Prost. Ein Prost. Der Gemundliche. Ein Prost. Ein Prost. Der Gemundliche. Vai, vai, trai. Suca. Dopo poi ti bravo, perfetto, no, potete bere, anzi, perfetto, in classifica baciami sì, subito dopo Davide Romano, però, in classifica. Alla goccia? Alla goccia? Andiamo subito con una laguna? Vedi? O abbiamo... No, grandissimo. Andiamo su Luciano, subito? Addio. Sì, È la donna della mia vita! Oh, fantastico! Secondo te, Enrico, una domanda proprio facile. Sì. Dove posso aver conosciuto Luciana? Secondo te? Alla casa della birra? Allora, potrebbero essere cose così promettenti? No. Dai, un classico. Ah, festa della birra. Festa della birra di... Gradista. Gradista. Per Rara. Pensavo Oktoberfest. Sono Gradista Gora. No, ci sono due messaggi. Buon pomeriggio da Savio, che salutiamo. Ciao Savio. Web. Ciao Savio. Ci siamo e poi tutti, oggi, la prima risposta ufficiale al quizzone lanciato da Enrico. So che uno degli spasimanti, degli spasimanti, non è un italiano, comunque gli piace il mare cristallino, a uno degli spasimanti piace il mare cristallino. Elena ha riso, quindi potrebbe fare il gestore di un bagno al mare? Certo. In Sardegna, in Sardegna. Sì. Francesco. Il maiolino. Abbiamo detto che lavora di domenica. Al bagnino? Sì, no, lavora no. Anche di domenica. Ah, già. Sono gli spasimanti. Ha ragione, perché è rosso come un demone. Giorgio. Ho bevuto la birra. Mi bacio, hai bevuto. Di Luciana e bacio. Allora, c'è un'idea lanciata da Giorgio. Secondo me se ti mandiamo Luciana a casa ti schiarisci, secondo me, così a occhio, Non so come mai sarà la telecamera. Niente, voi il sole. Parlate ancora di calcio? Sì, ogni tanto. Allora volevo sapere da Giorgi, intanto, come si permette in un'ora di frutta di dire quelle parolacce lì tipo petagne. Poi Giorgi, aspetta un attimo. Dimmi tu. Poi ti dico che il Lega Pro l'Italia Senza sta vincendo 1-0 con l'Olbia. L'avevamo già detto, Francesco, non è. Ero sul pezzo. Sì. Visto che tu parli di petagne, io parlo di correggente. Vai. Sta vincendo 1-0 con il Poggi Bonzi. Sì, anche la Ribelle. Il Molise pareggia e il Piazzola vince 2-0 con la Torreggiana. E l'Atalanta ormai... Non ne frega niente. No, allora mi interessa moltissimo, l'Atalanta ormai raddoppiava. Sì. Con il Papu Gomez. Però ancora niente. Però niente da fare. Sapete che a casa mia c'è il terrore di Poggi Bonzi. Traversa dell'Atalanta, un tiro straordinario dai 25-30 da metri, veramente il terrore di Poggi Bonzi, però è una cosa interessante. Ma perché, vabbè. Aspetta, Francesco. L'importante è che quando parla Ludovica andiamo sopra. Esatto. Davide e Maria Chiara. Sì. Guarda come sono belli, lei. Che bellezza. Non li invidiamo per niente. No, più bello tra me. Quello che posso dirti è che sicuramente è più fresco là che qui in studio. È fuori di voglia. Quello che posso dirti invece è che ieri ho preso una paura tremenda perché c'è stato. Loro si spostavano da Singapore a Bali e hanno fatto 3 ore sull'aereo prima di atterrare perché c'è. Sai quelle piogge che quando arriva succede la fine del mondo? E hanno ballato un pochettino e sono stati 3 ore sull'aereo ad aspettare. Insomma, non si saranno sicuramente divertiti, ma adesso mi sembra che stiano recuperando ampiamente. Alla grande. Va bene così, molto bene.
ho visto in ottima forma la Ludo. Questa è salita per la gonna lunghissima. Non è una gonna, tra l'altro. Non è una gonna, non, è una non gonna, mi alzo. Se non fosse mi una gonna saremmo a livello ecografia. Beh, per fortuna non è una gonna. È un pantaloncino. Ecco. Inguinabile. No. Io l'ho comprato in un negozio normale, che le mie chiappe sono molto spaziose. Esatto, è per quello, è, il motivo è quello. Ma sì, ti stai schiarendo, lentamente ti stai schiarendo, presente. Vabbè, volevo se dire... stai lì ancora mezz'ora diventi bianchino. No, comunque mi piace questa cosa. All'anno della Ludo poi succede tutto. Eh sì. Non solo della Ludo, qui abbiamo un parterre de roi. No, a proposito, ci sono delle bellissime donne, ma come fate? Come fate? Io qua come facciamo? Abbiamo delle calamite che le attirano verso di noi, questo è il motivo. Il segreto. È uno dei tanti segreti. Allora, io farei così, Francesco, se sei d'accordo, vogliamo continuare ad ascoltare buona musica e abbiamo la magnifica Robby che insomma fa parte di questa schiera di bellissime che abbiamo qua quest'oggi. Robby, vuoi raccontarci intanto insomma da dove arrivi, come nasce la tua passione per la musica? Sì, allora io vengo da Formigine, sono calabrese, però abito a Formigine in provincia di Modena. E sì, questo pezzo è nato in collaborazione con Simone Bonfatti, ringrazio infatti lui per aver scritto questo pezzo. E la mia passione per il canto è nata insieme a me, quindi ce l'ho da sempre. E niente, abbiamo registrato anche un videoclip per questo pezzo che ha ottenuto un sacco di visualizzazioni per ora su YouTube, quindi siamo molto felici, all'incirca più di 27.000 però. Quindi sì, siamo contenti e il pezzo è stato registrato nel Prandi Studio di Carpi. Mentre il videoclip da Carlo Alberto Coppi, Video News. Simone, tu sei compositore. Io quando ho scritto questo pezzo non avevo subito in mente Robby. La conoscevo, la seguivo perché secondo me è un ottimo interprete. Poi ovviamente il pezzo ha cominciato a prendere una sua forma. E tu sai che io, come ti ho detto l'ultima volta che ci siamo visti, lo faccio per passatempo. Però mi piaceva molto e allora ho fatto gli arrangiamenti su di lei, pensando alla sua voce. L'ho chiamata, lei lo ha ascoltato, gli è piaciuto perché è fondamentale per un interprete che il pezzo piaccia. È un brano leggero, ovviamente, pop. E poi ho pensato alla scenografia, un po' alla sceneggiatura del video per dargli qualcosa, visto che abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme a Carlo Alberto Coppi di Video News per un video che ho fatto nel 2014. Ho pensato di nuovo a lui, ho avuto riscontro da parte sua e ho realizzato questa cosa e lei ovviamente ha dato quello che doveva dare nel brano, perché perlomeno sembra che fino adesso, sebbene non sia sulle piattaforme, è proprio una cosa fatta così a livello amatoriale, però insomma sembra che il brano insomma piaccia. Abbia successo. Robby, come si chiama il brano? Il brano si intitola Bugie. Bugie, sono sì. Quelle che dici tu di solito? Quelle che diciamo un po' tutti, dai. Ah, ok, quindi anche, ti ci metti anche tu? No, nel senso... No, Claudio dice quasi sempre la verità. No, esatto. Però, diciamo, lo senti tuo questo pezzo, al di là che non conoscendolo, quindi non so, parla sì, delle certo. Bugie... Non parla solo di menzogne, insomma. Ecco, quindi, immagino. Però, no, insomma... parla di una storia d'amore... in cui magari non era molto presente la fiducia e la sincerità tra queste due persone, però... Perché guardi bene? No, perché... Adesso non c'è più il sondaggio. No, siccome ci sono... Elena, oggi sei una centratrice. A scegliere bene, no, perché poi... Un altro, quando avremo piano piano scoperto chi sono questi due, poi lanceremo il referendum su chi dei due. Esatto. Però la domanda... So, anche questi due che sono... Due, diciamo che due sono un po' sopra. La domanda la farei a Simone, siccome lui ha ideato il pezzo. No, quindi... d'accordo, no, però mi piaceva invece sapere da te come... No, sì, come sì, certo, no, la sento... Diciamo che ho cercato di cucirmela un pochino addosso, quindi in base alle mie esperienze vissute ho cercato di... Sì, di sentire la mia, assolutamente. No, siccome qui c'è una ampia rappresentanza femminile, no, mi guardano male, mi guardano malissimo. Sì. Chi sono più bugiardi, gli uomini e le donne? Gli uomini, no, non è vero, le donne. Attenzione, voglio sentire, voglio un rapido flash dalle donne. Chi sono più bugiardi? Charlene, secondo te? Entrambi. Entrambi, pari. Ah, bravo. Pari ad altissimo livello? No. Sì, sì, no. Okay. Poi più chi meno, senza dubbio, però entrambi. Entrambi, sei d'accordo?
Sì, no. Microfono, microfono. Sì, sì, come no. Sì, pari? Parissimo. Parissimo, quindi anche tu qualche bugietta ogni tanto. Ma ci sono anche quelli che sono sane poi, bisogna sì, vedere. Bugia no? Sana, sì, è vero. Vero, sì. No. Però beh, no, Laura, Laura, hai incontrato qualche bugiardo in, nella tua... Qualcun esodo, sì, però molti pochi, a dire la verità. Poco, quindi. Io sono più sulle donne. Sì. Non perché io ne abbia. Secondo me sono più bugiardi gli uomini con distacco, ma le donne ne raccontano meno e meglio. Bravo. Sì. E più efficaci. Ha fatto gol il Cagliari, questa non è una bugia. Giorgi, vai, visto che si parla di bugie. Con il sinistro da fuori nell'angolino, quindi Cagliari in vantaggio 1-0 con il Crotone. Attenzione perché c'è la bottiglia che sta per esplodere. No, va bene, però un gran gol, Un grandissimo gol da fuori area, sì, di collo. Intanto prima abbiamo detto grande Napoli, ha segnato l'Atalanta, adesso allora diciamo grande Atalanta, no, a parte gli scherzi, è vero. Petagna ha avuto altre occasioni da gol, il Napoli si è un po' disunito, adesso sta facendo fatica. L'Atalanta ha assolutamente legittimato con i 20 minuti, sì, mezz'ora successiva di gioco il vantaggio. Allora, torniamo invece ad ascoltare bugie di Robby, l'ascoltiamo assieme e poi vogliamo il parere. Okay. Autorevole anche dei nostri ospiti sulla, certo, sulla tua performance, sul tuo video. Bugie, Robby.
posso dire? Posso dire che è molto hit questa canzone? Io hit? Ce l'ho già in testa. Nel senso che... Aspetta, com'è? Com'è che fa? Ora voglio stare sola un passo dal domani. Senza le tue mani. Bellissimo. Bravo. Che conferma una volta di più che secondo me lui è un fuori classe. Io non lo dico qui, poi sarà il tempo a decidere se è quello. No, attenzione, sentiamo, sì. Enrico, sentiamo. Sì, Andrea Baccolini in sottofondo. Andrea Baccolini da Bologna, dove è successo? Io non capisco. Poi un voto con di Simeone, e io ho morito Simeone e anche certo terra che non si trova niente, sopra era andato a protestare a chiedere qual era l'arbitro, poi è stato parlare col porto uomo, che proprio è stato esposto, certamente. Attenzione, se non si ricorderà nel palo! Palo! Chi ha fatto il palo del Genoa? D'accordo, ci sono più niente per la volta. Assolutamente allontanare da quel microfono, sennò non ci sentiamo. Come tutti gli anni. Esatto. Vabbè, non ho capito. Quando gli altri vogliono fare il protagonista, allora, gli arbitri vogliono fare i protagonisti, questo l'abbiamo capito. Spiego un attimo com'è la... Com'è... Allora, Andrea, grazie per il momento, bisogna che sistemiamo... 0-0 punteggio, l'abbiamo capito? Allora, non credo fosse la birra di Basso, ma io non ho capito quasi nulla del collegamento. Allora, questo tuo essere lì, in quel tavolo lì, con la birra a fianco mi piace moltissimo. I giornalisti, puoi rimanere lì? Vuole strappare la birra. Esatto, lo puoi, no. Puoi tenere lì tutto l'anno per piacere. Sì, tutto, vabbè, di certo... Voglio ricordarti con questi mani. Ok, comunque, per cronaca, sì. Espulso Gastaldello del Bologna, che sì. Quindi è 10 contro 11. Destro ha reclamato un calcio di rigore sullo 0-0, non so perché ridi, però... Piatto di Wurster, va bene, sì. E niente, palo di Simeone durante il collegamento con Andrea, quindi Genoa vicinissimo al vantaggio Bologna. Perfetto. Già, le posso fare una domanda? Ottima la birra di Bacio. Dall'altra parte dello studio è fresco, no? Perché qua non ce la faccio, non ce la faccio sinceramente più a stare seduto, però va bene, puoi anche camminare se vuoi, avanti e indietro. La birra non dà una grossa mano. No, riscalda ampiamente. Posso iniziare un po' per stare del vino? Tu fai quello che vuoi, tanto a casa tua. Se c'è piattina tanto che per tra mangiare. Poco andiamo in pubblicità, potevi anche aspettare un secondo. Ma tutti da lì, dai via. Hai fatto il tuo show. No, Francesco. Vuoi questo, Ludo? Mi volevo sapere, sono atterrati, c'è stato l'allunaggio. Perché l'allunaggio? Perché mi sembrava che hai presente quando c'era Ruggero Montano. Sì, mancava solo il bip. Sentivo quella voce metallica, sì, tipo, sì. Di tostagno quando però, si è vero. Però diciamo che oggi potremmo avere anche il traduttore, potrebbe Luciana con tutte le sue lingue capire quello che ha detto Andrea Baccolini con il suo telefono, che prima o poi cambierà forse. Intanto nel 2000. Ci dicono sì. Bellissima e bravissima Robby, uno dei 27.000 fan. Che sta, esatto, che sta suonando. Bellissimo. Ma io devo dire che mi è piaciuta tantissimo la canzone di prima, l'hai sentita bene? Così, bravo Francesco che ci hai riassunto questa canzone nella maniera perfetta. Allora, noi ci dobbiamo fermare, tra poco andremo a Cesena a sentire finito come è andato il primo tempo 1-1 immagino, sì. E tra poco poi parleremo anche con Charlin e con Marcello Romeo, che ci racconterà un po' la sua storia legata anche a Lucio Dalla, ma insomma sia nel passato che anche nel presente, e speriamo, esatto, speriamo nel futuro. Allora, tra poco state con noi, perché si parla ancora musica sport tra poco.
Maresca e Fiorentino S.p.A., concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino, via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 9811. Farmacia Reale. Salute e benessere sono online. Con un click i tuoi acquisti sono più convenienti. farmaciareale.it. Linari Idea Luce illumina i tuoi spazi. Un team di professionisti per elaborare preventivi con sopralluoghi gratuiti, installare le soluzioni impiantistiche ideali e fornirvi assistenza qualificata nel tempo. Luci, design e complementi d'arredo. Siamo a Forlì in via Ravegnana 102-118. Telefono 0543 72 16 20. La Romagna, terra di divertimento e vacanze, famosa per il mare, le colline, il cibo e per Oliviero, la città dello shopping e dell'abbigliamento. Sportivo, da cerimonie per tutti i giorni con le migliori marche, le calzature, classiche e sportive. E poi la città dell'infanzia, della sposa, dello sport. In tanti hanno provato a imitarci, nessuno ci è riuscito. Ecco perché Oliviero dal 1977 è la città dello shopping numero uno in Italia, a Misano sulla statale Adriatica. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. È bello canticchiare con Vita Città, sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. Allora, no, ma potete fare comunque, tanto siamo come a casa, ormai poi vieni fuori, è partita più caldo birra, che dentro, non c'è, ecco vedi, c'è anche Bologna-Genoa 0-0, è finito il primo tempo, stiamo vedendo i gol, adesso possiamo comunque tornare in studio, perché va benissimo anche se qualcuno si sta muovendo che non succede niente. Cosa stai mangiando? Io assaggio. Ah, assaggi, ok, io perfetto. Mangio, assaggio. Allora, io chiedo intanto di far arrivare un microfono a Luciana, perché mi piacerebbe, siccome Luciana ha una bella storia da raccontare, è lì dietro, guarda, perfetto. Luciana, raccontaci la tua storia, un po' di tua storia. Da dove partiamo? No, ha una bella storia, ma ci vogliono due puntate, secondo me. Sì, ci vogliono due puntate. Cominciamo, facciamo come segreto, facciamo una puntata. Un po' di mistero. Un po' alla volta. Tu, in generale, che cosa hai fatto nella tua vita? Allora, quali sono, visto che si parlava di mestieri, modella? Sì, indossatrice, 5 anni vissuti in Giappone, omaggiata dal comune che in 2 anni sono riuscita ad imparare a leggere e scrivere giapponese. Mi alzavo alle 3:30 del mattino per studiare e dopo per lavorare 12 ore. E, sì, ma insomma, sì. Una che fa la modella deve... Perché il mondo della moda non mi rappresentava. Era un periodo, io volevo di più. La bellezza era importante fino al 15 primi secondi, minuti, però dopo tu devi avere qualcosa in più, perché le persone vogliono di più da te, se vuoi arrivare dove volevo arrivare. Allora, andiamo, ecco qua, intanto ci stiamo vedendo, direi che la bellezza è importante. E fino quella... ai primi 15 minuti. Beh, siamo già al minuto e mezzo, sono ancora piuttosto attratto dalla bellezza. Però, ma non mi soddisfa, non era quello che volevo veramente. Scusa, Laura, tu che sei un'altra che insomma passi per strada e la gente si gira.
poche storie. Cioè, senti, hai sentito cosa ha detto Luciana? Sei d'accordo? Visto che adesso ci dovrebbe essere... Ma poi è una questione personale, Enrico, vero? È una questione personale perché ognuno deve sentirsela dentro, no? Sì, cioè, però non è una cosa, una regola. Ci ha appena detto che ha lasciato l'hobby per studiare, quindi mi sembra che sia fasata su più o meno sullo stesso lunghezza ordine d'onda. Microfono per Laura. No, anche io la penso esattamente come lei, perché comunque sì, la bellezza, a parte che ognuno ha un criterio di bellezza diverso, e oltre a quella bisogna avere anche delle altre caratteristiche, chi più, chi meno, comunque una persona deve essere anche acculturata, secondo me, oltre che... Dico, come si dice, che la potenza... Certo, sì, esatto. Spesso vai oltre. Senza, beh, lei ha detto una bella parola, acculturata. Diciamo che fa più bella la persona, anche avere un livello di cultura abbastanza. Parlare di cultura mentre passano queste foto è sempre molto particolare. Questa è la parte becera tua che esce con prepotenza, ma è giusto. Sì, certo, che è ovviamente una delle mie. Se continui a bere, poi ti lamenti del caldo, però esatto. Stiamo parlando di intelligenza. Aspetta un attimo e poi vai fuori, no? Raccontaci, diciamo, la cosa che ti è piaciuta di più fare nella tua vita, Luciana. In che senso poi? Lavorativamente parlando. A livello professionale, sì. Diciamo. Secondo me, quando mi sono resa conto che quel mondo non mi apparteneva, che io dovevo cercare delle altre cose che avevo dentro di me. Dai, dillo, allora ho studiato con basso. Arrivato l'invito due volte di Playboy, due volte rifiutati. Una questione personale, poi, perché ognuno fa quello che se la sente, io non me la sentivo perché non era fatto per me. No, ti capisco, anche a me è arrivato. Non comprarlo. Due volte rifiutate, non sono pendita. Dopo sono andata, ho cercato di studiare filosofia perché mi piaceva la filosofia. Non diventerai mai ricco come filosofo, assolutamente, neanche famoso. No, tranquilla, nemmeno se ti laurei. Dopo ho visto che le lingue mi piacevano molto, e allora ho iniziato a lavorare come traduttrice, interprete in Giappone. Sì, ho aperto le porte, le finestre. Sapendo quando... 14 lingue, diciamo. 14, un buon sviluppo della tua carriera. No, ho una domanda. Vi fermo perché abbiamo un collegamento. Giorgi? Sì, da Cesena Latina con Luca Alberto Montanari, 1-1 fine primo tempo. Raccontaci la partita. Diciamo pomeriggio, 1-1 il parziale all'annuncio, una partita brutta e sostanzialmente equilibrata, con il Cesena che ha acquistato di tutti, si è trovato sotto con i gol addirittura di Daniele Capuoni, Meteo, la bianconera 10 anni fa nell'anno della retrocessione della B alla C1, addirittura il gol come è, insomma, quello che ha sempre lasciato ricordi indimenticabili, che da un paio di stagioni inferno in quella di Latina, ottima la fine da via Consiglio in campo per il sacco di questa partita. Sulla destra, il compatto Piazzoni vincente per l'ex giocatore del Parma, in questo caso difesa del Cesena con soprattutto Renzetti, veramente sorpresa sul settore di sinistra. Buona però della fine della squadra di Drago, che al 14 luglio è riuscito a segnare il quarto gol di questo campionato, terzo su pari inattive, con Camillo Sciano, lo specialista, che finalmente si è sbloccato con la specialità della casa, calcio di punizione dal limite, identico. Dalla stessa posizione proprio quando culminò il Latina all'ultimo crescente che il Manucci dello scorso mese di marzo, il 3-0 interno, questa volta tra l'altro la conclusione all'incrocio, nel caso un anno fa, mise il pallone nell'angolino basso la sinistra di Vicani, oggi invece ha culminato fin soldi con un attimo ottimo calcio di punizione che ha colpito il palo ed è entrato alle spalle del Latina. Positivo per il Cesena aver transitato subito una partita che oggi il Cesena deve assolutamente vincere contro quello che è al momento il panneggio di coda del campionato, per cercare comunque di avvicinare le zone più contro a questa squadra, le zone alte della classifica. Parte giocare il primo tempo a fanaggio del Cesena con un altro tentativo di Ciano e un altro e un assisto di Vivo Berto, che ora finisce nell'intervallo al suo posto per carità, ma negli ultimi 10-15 minuti di Cesena un'altra occasione di Agostini,
che ha saltato irreperibilmente e si è messo sulla traversa un grande detto su quale ragazzi probabilmente è riuscito anche a perdere 1-1 il parziale, dunque con il secondo tempo che sta per cominciare, insomma una partita non certo indimenticabile, come non è indimenticabile l'inizio di campionato del Cesena. Se non avete domande vi restituisco la linea. Grazie Luca Alberto. Finisco un attimo dicendo che in Serie D sono finiti i primi tempi tra Imolese Mezzolare e Ravenna Castelfranco, entrambi sullo 0-0. Perfetto, mi è arrivato un messaggio mentre c'era il collegamento e mi hanno chiesto se uno dei due, tre, quelli che sono, è Luca Alberto Montanari, Spasimante. Può essere. Potrebbe può essere. Essere. Potrebbe. Ma non lo svegliamo così. Ok, cioè potrebbe fare il giornalista sportivo. Potrebbe. Va bene. Enrico. No, non lo so. Allora. Mi hai chiesto, io rispondo. Giro la domanda. Claudio, ci sono altri messaggi. Ciao Bazzo, ti stiamo guardando, sei sempre pittoresco, non c'è dubbio su questo. Ci puoi salutare? Grazie, un abbraccio, grazie a Andrea. Vi salutiamo, grazie okay, Andrea. Va bene. Bazzo il meglio. Ciao. Bazzo sei il meglio che vedo in TV. Che TV guardi? Meglio ce poi, prima fila, direi. Certo, poi, poi a proposito di prima fila, ciao ragazzi, gran bel pezzo di Robby, troppo bella la canzone, dove la posso trovare? Dove la può trovare? Quando sei partito microfono? Con un gran bel pezzo mi stavo preoccupando, però devo, insomma... Beh, sarebbe stato riduttivo, sì. Il plurale più... Ma per ora su YouTube c'è il video e prossimamente si spera in una produzione, quindi per la vendita del singolo, però ora il video su YouTube. Direi che ci sono tutti i presupposti per la speriamo, produzione. Speriamo, grazie. Perché... No, il video è veramente... Il video è bellissimo, ma il pezzo mi è rimasto ancora... Cioè, ce l'ho ancora qua. Che bello è che hai qua ancora agosto in questo studio? No, ma neanche agosto, direi proprio agosto ma in posti, agosto in posti caldi. No, io avevo rimasto una domanda fare. No, volevo sapere da Luciano se il no a Playboy, se per caso... Questa cosa ti ha incluso. No, se ha inciso anche il fatto di sapere che ovviamente un servizio su Playboy piuttosto che una copertina, ovviamente ancora di più, che ti avrebbe messo addosso un'etichetta che ti saresti portato ovviamente tutta la solo vita. Solo l'etichetta, parliamo... non ti avrebbe messo addosso, il resto non c'era molta altra roba addosso. Vai pure. So, magari senza pregiudizi assolutamente, ma come la mia vita è iniziata proprio in Giappone, le cose succedere di modo che non ho cercato, che non sono mai aspettata. Cioè, il modo come io ho aperto le porte, le finestre, con i miei principi, con i miei valori, non me la sentivo. È una cosa che secondo me tu devi sentirtela dentro di te, tu, senza nessun pregiudizio, per carità di Dio, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma non me la sentivo di fare, non mi sono sentita, non per questione che ha che cosa penseranno gli altri, perché a me non mi hanno mai fregato cioè, niente. Non per la nudità. No, perché, no, anche perché lì c'è anche l'arte, certo, l'arte nascosta, certo. Cioè, poi è una questione di occhi, poi come vede le cose, cioè, perché a volte il pregiudizio non è negli occhi poi come vedono gli altri, certo. A volte c'è anche dentro di te, cioè, oppure tu non te la senti, non sei fatto, no, è bellissimo, è fatto bene, è bello. Io ti chiedo un'altra cosa. La cultura giapponese è diversa rispetto a quella italiana, come ti sei trovata? Che cosa ti sei riportata dal Giappone? Anche la cucina in così ho. Sì, non dobbiamo anche perché sì, poi noi brasiliani, italiani siamo sempre latini, è più facile da capirci fra di noi. Allora, senza entrare nel discorso assolutamente per carità di Dio della politica, ma io da straniera, anche se discendenti di italiani, io porto una cosa dentro di me. Io quando vado a casa degli altri ha una cultura da rispettare, ha tanto da imparare. Se già parto da casa mia volendo fare quello che mi pare o con dell'arroganza e con della prepotenza, io resto a casa mia. Noi intanto sono arrivata in Giappone con umiltà, ho commesso tantissimi errori, però avevo umiltà perché volevo imparare da loro anche la lingua, perché non si riesce a socializzarci in mezzo alle persone, a socializzarsi in un paese senza imparare la lingua. Italiano, io non parlavo italiano ho imparato in 3 mesi, vabbè non sarà perfetto, però mi sono data da fare da sola.
come tutto nella mia vita. Ma è molto difficile perché è una cultura chiusa nelle loro tradizioni e a me hanno aperto le porte e io sono molto orgogliosa perché è veramente un onore essere rispettata tuttora anche da loro, ho conosciuto, tra un po' vediamo anche sulla copertina, sulla stampa. Sì, non è facile, però se tu arrivi in un paese... Ci torneresti? Io dico sempre, guarda, il mio cuore è diviso in tre, italiano, tedesco e brasiliano, però io sono italiana di cuore, io amo questa terra benedetta per tutto ciò che ho imparato anche da voi, perché anche qua è stata un'esperienza che mi emoziona. L'ultima cosa che ti chiedo adesso è le città della tua vita, hai detto i paesi, le città, cioè, tu sei nata a... A Porto Alegre, Rio Grande do, sì, Rio Grande Alegre, do Sul. Ti sei trasferita in Germania dove? No, mi sono trasferita in Giappone. In Giappone? 5 anni. Dove? Osaka. Osaka. Ok. E poi in Italia e poi sono tornata in Brasile, che ho dovuto nel momento più bello della carriera, che abbiamo iniziato a fare un prêt-à-porter anche con delle grosse maison, però ho dovuto smettere, ho dovuto problemi di salute. E in Giappone, poi anche l'arte drammaturgia, ho fatto un po' di, ho studiato drammaturgia. Volevo sapere le due città della Germania e dell'Italia che ti rappresenta, cioè che dove hai vissuto. Modena, 11 anni a Modena, anzi 10. E Germania? In Germania, Monaco. Monaco. Okay, Monaco. Devo dire che insomma, sì. hai comunque, quando hai potuto scegliere, perché ovviamente dove nasci. Sì, ma poi quella voglia di imparare, di girare, ho girato il mondo perché... molto rappresentative di ogni nazione. Però se devo scegliere, posso dire la verità, vabbè che il Giappone è stata un'esperienza molto forte per me, però se devo proprio dire, l'Italia per me è... Facciamo un applauso. È la verità, non è perché sono qua, perché... A proposito di bugie, se fossi stato in una trasmissione tedesca... No, assolutamente, perché non è... No, non c'è motivo, perché... Bravo, molto bene. Enrico, scusa, vuoi altri due aggiornamenti? Sì, della spalla, No. L'abbiamo già dato, anzi abbiamo vinto, quindi... Festa della birra. Sì, altre due date, se vuoi... Vai di festa della birra, poi andiamo qua. Allora, altri due appuntamenti, saluto gli amici di Castelmaggiore, che ieri sera abbiamo brindato alla grande. C'era anche Luciano, mi è in corso, no, purtroppo no, ma comunque c'è ancora tempo, c'è il Baviera Festa Castelmaggiore fino al 22 ottobre con i gruppi tipici bavaresi. Perfetto. Molto interessante. Poi un'altra verso, allora, il 14, 15, 16 ottobre e 21, 22, 23 ottobre alla Fiera di Bologna ci sono dei padiglioni dedicati, c'è quello irlandese, c'è quello bavarese, quindi ancora una per dopo. Anche a casa tua c'è la festa della birra? Sì, appena ti possiamo vedere. Bene, allora dopo prendo l'autostrada. Ecco, bravissimo, bravo. Così ci hai dato giù piano, Fortissimo. Calabro, noto con piacere quel boccale bellissimo, con tanto di copertura. Copertura in peltro, se non erro. Ma è esatto, vedi? Sì. Ne ho un paio anch'io di quelli, sono dei reperti. Ho venuto alla tua salute, ci manca solamente lo schinco, bacio. Quello te lo porterò prossimamente. Però. Te lo porterò. Allora, volevo dirti una cosa. E la ragazza che parlava prima, complimenti. Mi è venuta in mente una certa somiglianza, non so a voi, somiglianza fisica naturalmente, o a Anna Pozzi. E io da, devo dire, no, da qui no. La Sellerona, io direi. Da qui no. E la Brick Nielsen. Ah, è la Weber, sì, è la Weber, esatto. È la Weber. È la Weber, esatto. E poi, grazie alla tua maestria, hai saputo accostare tre bellezze veramente di una cosa eccezionale. La ragazza che ha cantato prima, lei, e poi alla destra, come mi guardo io, una bellissima mora con due occhi stupendi. E lì il merito va al patron che ha scelto veramente una bella ragazza per il suo concorso. Complimenti veramente. Non è la violinata perché non so suonare il violino. Al limite la tromba. Va bene, no,
siete maliziosi. A proposito di bellezza, a proposito di bellezza e di Laura, i fiati sono tra gli strumenti più belli come sempre. Allora, a proposito di Laura, la Miss Bella d'Estate meritava di vincere Miss Italia, veramente una bella ragazza. Ma non si sa mai, esatto. C'è ancora tempo. Buongiorno a Laura, tutti. Scusa, te lo posso chiedere, quanti anni hai ancora? Devo farne 18 tra un mese. Appunto, c'è tempo. Beata gioventù, buongiorno a tutti. Forza Magica Roma, non l'ho scritto io. Ottimo programma, belle ragazze, soprattutto la bavarese Luciana, dice Sergio. E grazie. Di cuore, saluti diffusi a bacio che arrivano da uomini e donne, insomma sei gettonatissimo. Bacio gettonato, gettonatissimo. Infatti credo che la coppia verrà scritturata per questa trasmissione, cioè, porte aperte quando volete. Grazie. Allora abbiamo sentito, scusa, bellissimo. Potresti introdurre in brasiliano in brasiliano la rubrica di Ludovica Diritto, l'irpino per tutti. Giorgi, finiscila. In cinese, non parlo in giapponese. In brasiliano. Aspetta Francesco, scusa. L'irpino per tutti, ok? Va bene. Agora con vocês a rubrica da fantastica L'irpino per tutti. La rubrica, va bene. La sigla non c'è. No, però avete rotto le Giorgio, guarda. Io direi che la rubrica di oggi è dedicata completamente a Giorgio. A Giorgio. Cosa ci fai? Stai tranquillo che la scorsa settimana era sul suicidio ed era dedicata a me, quindi... È tutto dedicato a quando una persona proprio ti ha scocciato abbondantemente che non ne puoi più, sì. E quindi tre modi di irpino per far notare questa cosa. La prima è: mai sfastidiato. Cioè, mi hai procurato, abbiamo Charlene che può tu sei, io sono rifatto, capito, da 12 anni da Bellino, quindi quindi conosci questa, esatto. com'è detta, è sfastidiato. Esatto, grazie, posso avere anche l'accento quello vero, io devo fare questa cosa perché loro sennò non capiscono. Allora, esatto. Possiamo dare in differita l'italianizzato. Esatto. La seconda è sina presa a male. O anche, se posso aggiungere, sina avviata. Grazie. Giorgi, devi dire Giorgi. Cioè, l'ultima, hai ragione, esatto. Giorgi, c'hai abbuffata a Waller. Questa non la dico. No, aspetta. L'ultimo non l'ho sentito. Sottotitoli? No. Dai, abbuffata a Waller, mi hai riempito la sacca. Esatto. Quella. La sacca? Quella lì. Quella dove ci senti? Passiamo agli insulti, non mi ha fatto niente. Fino a mattina c'è una cosa ancora nella parte, diciamo, da dire a qualcuno. Abbiamo comunque capito che l'irpino è sempre più una lingua di riferimento a cui noi dopo la scuola siciliana c'era scuola irpina. Esatto. Francesco, c'è un idioma siciliano che riassume questa espressione di Ludovica? Sì, manduiasti. Ah, ok, manduiasti. Mi annoiato. Mi hai rotto le balle, insomma, sostanzialmente. Va bene, invece chi non ci ha assolutamente rotto le balle, anzi, siamo molto contenti che sia qui con noi, facciamogli arrivare un microfono, è Marcello Romeo, che Claudio, tu adesso da ottimo conoscitore di musica italiana, te lo puoi spupazzare per 5 minuti, insomma, Marcello ha vissuto una porzione della sua carriera a fianco di un grandissimo. Cosa facevi assieme? Io all'inizio della mia carriera ho suonato con persone come Vasco all'inizio, o con Edoardo Bennato e quindi con Dalla all'inizio, come pianista, come tastierista. Quando Vasco era meno famoso, esatto. E gli altri due invece erano all'auge, sì. Del Vasco era veramente molto meno famoso, passavamo le serate insieme, era meno famoso. Adesso invece lo sto rifrequentando perché, come dicevo prima, abbiamo un brano che partecipa a Sanremo Giovani,
che ho fatto io e con Emi Spada, che è stato qua vostro ospite. L'ho preparato io questo brano per Emi Spada e quindi lo stiamo registrando all'Open Digital Studio di Vasco Rossi con Nicola Venieri, quindi cioè la vita poi gira e i ritorni ci sono sempre. Invece volevo dire qualcosa circa il video ho visto prima. Allora, la canzone è molto bella, il video oppure un consiglio, essendo stato tanto tempo in giuria con Fio Zanotti, eccetera, Andrea Rodini, questa gente qua, volevo dire questo: ho capito da loro che nei primi 60 secondi ci deve essere tutto. Perché chi sta in giuria, chi ascolta o anche semplicemente chi è in auto o chi guarda una TV in quel momento, dopo 44 secondi comincia già a essere un po' annoiato. Se noi facciamo passare 27 secondi... Marcello, ti fermo un secondo, attualità, Giorgi... Raddoppio del Cagliari segnato Padoin. Padoin, prego. Se dopo 27 secondi di rumore di vento, di mare, di pioggia e di altre tempeste... non appare ancora la musica, che poi appare benissimo, fantastica, abbiamo già perso una bella quota di persone che sono già andate. I Coldplay possono permetterselo, sì. Robby ancora, ma purtroppo no. Ma parliamo di Coldplay. No, beh, Coldplay, perché dico che sono il gruppo più ascoltato. Diciamo, la statistica dice che bisogna mettere dentro tutto subito. Nei 44-60 secondi deve esserci già ritornello, strofa e magari anche uno special, se vogliamo metterci anche uno special che va tanto di moda, oltre strofa e ritornello mettere anche uno special oggi. Ecco, questo Francesco, volevo dire. Attenzione, scusa. Attenzione. Sta guardando dall'altra parte Francesco, non so perché. No. No, nel tuo c'è, insomma, nel tuo mi sembra, microfono, il nero, guarda, ecco, perfetto. Sì, no, concordo con quello che dice. Infatti i miei brani durano sempre 2 minuti, perché sono tutti, c'è tutto nel primo minuto, c'è tutto. Sì, no, comunque è vero, ma questa legge dei numeri, tra virgolette, anche nei film, nel cinema, i primi 20 secondi, se ti cattura il film ha successo. Berlin vedevo che annuiva. Sì, infatti i 3 minuti, il pezzo dovrebbe durare 3 minuti, non di più, 3 minuti 10. Ma la mia è stata proprio una scelta invece di fare l'opposto, cioè di cercare di raccontare una storia che, sebbene fosse nata per così, l'idea di avere un brano che andasse un po' fuori dagli schemi, fatto giusto per dare risalto un po' alla musicalità, mi piaceva molto il giro, eccetera, ho detto, visto che non deve raggiungere delle cose tipo, che ne so, Sanremo, allora lo facciamo così e comunque sì, le regole sono quelle, infatti siamo andati un po' fuori dai canoni in 3 minuti. Allora, Claudio, la tua domanda per Marcello Romeo e poi microfono qua, la tua domanda. No, io ne avrei avuto 2. Ah, se solo, anche 3. No, ecco, se non avesse più collaborato con Vasco Rossi potrei fare una domanda cattiva, visto che ci collabora ancora, una domanda cattiva. No, la faccio lo stesso, nel senso, quanto è cambiato quel Vasco tantissimo rispetto a quello di adesso e in che cosa, cioè anche nel modo di... Vasco adesso è un direttore generale di un'azienda... Che fattura tanto. Che fattura tanto, un direttore generale che ha tanti dipendenti e che ha uno studio tutto suo e che va solo a fare il mastering in un'altra grande azienda discografica. Come concilia la sua esistenza con il suo successo? Nel senso che io penso che essere Vasco Rossi sia una delle cose più agghiaccianti, cioè almeno per quanto mi riguarda penso possa essere la cosa peggiore che mi possa capitare, nel senso pensare di non poter uscire da casa propria su in collina, tra l'altro neanche in centro a Bologna, da casa propria perché ti scrivono sui muri, piuttosto deve essere una cosa agghiacciante. La settimana scorsa è uscito di corsa sotto i portici di Bologna per fare un po' di footing, tutto imbacucato con un cappello di lana in testa, solo che è passato il gallo in quel momento, l'ha riconosciuto. Ah, sei magico, è successo, no, un macello. Immagino, no, più che altro cosa che invece non preoccupava assolutamente Lucio Dalla, che io più di una volta ho visto lì al bar dietro a San Petronio prendere tranquillamente un caffè senza... Sì, no, Lucio era incredibile da questo punto di vista. Lucio Dalla si mescolava fra la gente, scansava macchine e giornali, come dice la sua canzone, Quale Allegria, e dopo
girava fra la gente. L'avete mai visto con Harley Davidson che faceva fatica a mettere i piedi a terra? Io lo ricordo. Nonostante sia basso dell'università, cioè, no, veramente. Ma doveva piegarlo un po'. No, visto che Dalla non si è effettivamente mai nascosto, e come ce diceva, ce e come. Come dice Enrico e come hai sottolineato tu, insomma, andava a prendere il caffè anche in piazza insieme. Se c'è qualcosa di Lucio che tu puoi svelare che è rimasto invece nascosto al grande pubblico, c'è qualcosa che non sappiamo di Lucio Dalla, della sua vita, del suo modo di vivere, della... Di Lucio c'è tantissimo al di fuori, perché Lucio ha tenuto una sua parte di vita a parte. Cioè, nel senso che il personaggio Lucio Dalla nello spettacolo era Lucio Dalla, il cantautore, il musicista, uno fra i più grandi che abbiamo avuto in Italia. Poi c'è stato un Lucio molto generoso che, come sapete, serviva il pranzo ai poveri in piazza, che frequentava i ristoranti che mettevano a disposizione il cibo per i poveri. Quindi c'era un Lucio Dalla molto impegnato da questo punto di vista, e un Lucio Dalla anche molto, ma molto religioso. Lo, diciamo, lo percepivi quando si lavorava assieme, questa sua, questo suo... Quando lo vedevo, io i primi contatti con Lucio Dalla li ho avuti che avevo 17 anni, quindi ero giovanissimo quando ho visto questo mostro della musica. Qual è la prima canzone che hai suonato di Lucio Dalla? La prima canzone di Anna Bellan, che non è Marco Edano, Anna Bellan, una canzone del 73. 74. Ma ovviamente non ci dirai mai se c'è questo odio o meno, ma almeno in un orecchio, parlando tra di voi al bar o in studio, hanno qualche antipatia? Nel senso, a Dalla stava veramente antipatico un collega e a Vasco Rossi stava veramente... No, io queste cose non le ho mai sentite. No. L'unica, non mai parlava mai no, male. L'unica su Vasco e Ligabue che c'è un po' di... Sì. Quindi, ma quella è vera però, sì, cioè, l'hai sentito sì. Vasco dire su Ligabue? Quella, sì, quella è vera. Anche perché, insomma, Vasco suona su 7 note, Ligabue su 2. Quindi, ti fermo ancora perché c'è un gol importante. Salutiamo i fan di Ligabue. Sessantesimo minuto, Sampdoria 0, Palermo 1, segnato Nestorowski. Nestorowski, uno di quelli che insomma comincia a mettere assieme qualche gol in questa stagione. Rico? Sì, in realtà lo dobbiamo ancora vedere perché sta esultando, ha preso il giallo perché probabilmente si è tolto la maglia o comunque sì, ha fatto qualcosa che capriole, non doveva fare, lo vediamo adesso con Alesami sulla sinistra, cross in mezzo, buco della difesa della Samp, stop. Vabbè, può piazzare col piattone. Da rivedere, sì. Abbastanza, devo dire. Abbastanza facile. Marcello, prima di sentire il video, di parlare un attimo del vostro video che credo in regia abbiano già? No, io non l'ho dato. Su YouTube. Ok, allora magari dopo lo facciamo vedere. Però hai parlato di tre cantanti, il terzo è quello che personalmente amo di più, che è Edoardo Bennato. La tua collaborazione con Bennato? Sì, io allora suonavo nella Bologna degli anni, fine anni 70, primissimi anni 80. Cioè, quindi quando Bennato era veramente, fuori ai vertici. Io lo ricordo un suo concerto a Lugo, Baccara, dove non ci fecero entrare. Cioè, che anno era? Credo inizio anni 80, insomma. Era mi ricorda qualcosa. Sì, c'eri? Può essere, sì. Insomma. A Ravenna mi ricordo benissimo. Migliaia, ma non sto scherzando, migliaia di persone fuori che non riuscivano ad entrare. Tutti, assolutamente. No, però ecco, questo era veramente, cioè fu veramente un evento fuori dal cioè un po' come i Pink Floyd a Venezia, insomma, il concerto di Bennato al Baccarat fu una cosa incredibile per la mole di gente che ha suonato con gli occhiali neri? È possibile. Era appena uscito, sono solo canzonette, uffa uffa, insomma, erano proprio... Bravissimi, un artista bravissimo. Un aneddoto su Bennato, noi allo stadio Mazza, no, dove gioca la SPAL, abbiamo avuto solo due concerti nella nostra vita, tre credo. Il primo è di Bennato, che io ero ancora minorenne, tra l'altro, il secondo Peter Gabriel, se non erro. Non male. E il terzo Dire Straits. Dai, beh, insomma, diciamo che vi siete trattati comunque bene. Bennato qualcosa, grandissimo. Parlare con lui, lui vive tutto nel suo mondo senza droga, nel suo mondo senza guerra, i suoi discorsi sono sempre quelli.
È incredibile, bravissimo, tecnicamente formidabile. Io l'ho conosciuto, la prima volta che l'ho incontrato suonava l'armonica a bocca, con il piede pestava dei... esatto, sì. e la chitarra, e cantava allo stesso tempo. Ho detto, ma questo è un Bob Dylan cresciuto. Cioè, chiaramente Bob Dylan ha dato tantissimo a un bennato, perché non ci sarebbero stati mai i Bee Gees, i Pooh, se non ci fossero stati i Bee Gees, non ci sarebbe mai stato un bennato se non ci fosse stato Bob Dylan, chiaramente. Però un bennato, un giovane architetto, laureato all'Università di Napoli, che prende la chitarra in mano e comincia a cantare quel tipo di canzoni che noi giovani allora ascoltavamo molto. Un giorno credi, invito tutti i giovani che non la conoscono di andarla a sentire, Un giorno credi è dedicato a Bob Dylan, è la canzone che Bennato ha dedicato a Bob Dylan, è veramente straordinario. Claudio, no. Sì, Francesco, arrivo da te prima. No, Claudio, volevo solo aggiungere che Bennato vive sicuramente nel suo mondo, no? Senza droga, di pace, però questo non vuol dire che nella sua carriera sia stato dentro la sua finestra senza scorgersi fuori. Io mi ricordo, per esempio, una canzone che ricordo anche perché è uscita nel momento in cui Bennato aveva ancora un ottimo successo, insomma, un buon successo e quindi una buona cassa di risonanza, che era la canzone sulla questione famosa di Bagnoli, no? Che vuoi fare, vendo Bagnoli, chi la vuol comprare? Bagnoli è un problema che esiste a Napoli ormai da decenni e che forse dovrebbe essere risolto adesso. Quindi in quel caso Bennato, e come se guardò fuori da casa propria, insomma, sensibile anche a problemi assolutamente terreni. Immanenti. Ecco. No, e Marcello Romeo invece... Cosa faccio? No, nel senso... Ma io adesso in questo momento ho la fortuna di collaborare con il Teatro del Navile, teatro dove Lucio Dalla si esibiva e faceva le sue prove, situato in via D'Asegno sotto la casa di Domenico Sputo. Chi è Domenico Sputo? È Lucio Dalla. Ecco, sotto la casa Cavalier Domenico Sputo, sotto la casa di Lucio Dalla c'è questo bellissimo teatro molto piccolo, 75-80 posti a stare stretti, che gestisce Nino Campisi, un attore, regista, nonché docente anche di teatro, dove penso che il nostro Calderoni abbia fatto anche la scuola di teatro con Nino Campisi. E lì mi occupo di portare sul palco, in un format che è musica in teatro, e quest'anno si chiama Cuore di vinile, grazie a Marco Belluzzo che ha inventato questo titolo, che collabora con me, grande cantautore, che è qui di fianco. Se vuoi dire qualcosa su Cuore di vinile, prego. Allora, diciamo, infatti il mio passato non è così ricco come quello di Marcello, allora io parlo, diciamo, del presente e al limite delle date future. E, bene, da qualche anno collaboro anch'io con Marcello, un amico e un grande musicista, e quindi, diciamo, dal 19 di novembre noi partiamo al Teatro del Navile, un teatro meraviglioso come ha detto Marcello, teatro di Lucio Dalla, con il format appunto Cuore di vinile, tratto da un pezzo inserito nel mio CD che adesso non riesco a vedere, che è Rimanere in equilibrio. E dunque, Rimanere in equilibrio è un CD, è un concept, quindi parla, diciamo, dell'annoso problema della salute mentale, però proprio, diciamo, poco prima che uscisse purtroppo la scomparsa di Lucio, e quindi ho voluto inserire proprio il pezzo Cuore di vinile, che parla del Lucio che ho conosciuto io, perché io, diciamo, ho abitato 5 anni a Bologna, da studente universitario, e Lucio l'ho conosciuto, e quindi, diciamo, ho voluto mettere un mio modestissimo omaggio, ed è inserito in questo CD. Tu che bolognese non sei, perché insomma... Io che bolognese non sono, forse, ma che... riuscite a parlare in dialetto con, sì, Laura, no, ma credo, infatti, diciamo, mi ha invitato ad un concerto a Feltre e io non ho potuto dire di no. Mi sembra giusto. Francesco, so che avevi una domanda per Marcello, ma prima della tua domanda ci arriva un messaggio da, credo, da Bali, che dice: lo potenziamo lo streaming o no? Avervi potuto vedere da quel di Bali non avrebbe avuto prezzo, magari mi costava il divorzio, ma sai mica che figata. Ciao Davide, so che non ci stai vedendo, e ovviamente mando un abbraccio a tutti quanti voi, Davide Romano da Bali.
Oltre che un abbraccio ci manda anche una gran foto che potevi evitare di questo. Comunque dice, comunque bruttino lo stadio di Singapore, piattaforma con campo e basta sul fiume, il tutto collegato sulla terraferma, saranno più le spese in palloni da ripescare che gli ingaggi dei giocatori. Sì, beh, in effetti se hanno fatto sta cosa ci manchi Davide, ci manchi, torni presto, torna Francesco presto. Sì, torna il 14. Ecco, tu lo sai, non so perché, ma lo sapevi tu. Volevo chiedere a Marcello invece, chi tra i tre ti lasciava più spazio, sia lui che anche gli altri maestri sul palco che suonano, o se gli lascia, se gli lasciava dell'inventiva, se accettavano i consigli, magari, senti questo pezzo si potrebbe fare così, e piuttosto che in un altro modo? Nessuno dei tre. E pensi che sia giusto? Ma tutti e tre poco, dici? Nessuno dei tre, perché più che altro ti possono dare loro dei consigli, però dare dei consigli a loro è un po' duro. È dura, è dura. Non avevo Marcello, scusami, nella tua grande esperienza, magari va bene, loro sono dei mostri sacri, però dopo una, due, tre, n serate, ti può venire in mente qualcosa per abbellire il pezzo? Ma sì, certo, ti può dire una persona, tu qui puoi fare questa parte qui, puoi mettere questa cosa qui, però sono tutti dei perfezionisti da quel lato. Ti faccio un esempio, il brano che stiamo creando adesso appunto per Aria Sanremo, che stiamo registrando all'Open Digital Studio di Vasco Rossi, e quando io l'ho portato mi hanno detto in studio, tutta l'equipe, compreso lui, questo pezzo assomiglia un po' troppo a Vasco. Dobbiamo metterci un po' le mani, Marcello, sei d'accordo? Meno Vasco. Va bene, dobbiamo farlo meno Vasco. Ok, io sono andato in vacanza qua a Punta Marina, dove vado al mare, poi mi hanno chiamato, mi hanno detto guarda, ci abbiamo lavorato, se vuoi tornare a sentirlo. Sono andato a sentirlo settimana scorsa, effettivamente prima assomigliava un po' troppo a Vasco. Adesso è uguale. Ecco, volevo dire. Adesso, se lo puoi fare a Vasco. Va bene. Quindi, facciamo, chiudiamo la parte con, se la regia riesce a farci vedere dal mio telefonino, darci un primo piano di Davide che si sta crogiolando, sacciando. Enrico, sì. Devo lasciare perché mi sta chiamando in videochiamata. Se volete sentire proprio. Sì, come stai? Ciao Davide! Davide! Ascolta, sono in diretta con Enrico Spada. Oh. Adesso io vi faccio vedere Davide, ciao, in Davide. Questo momento qua. Ciao Davide! Ciao Davide! Ci senti? No! Davide, ti senti? Provo a vediamo, è una cosa bellissima questa. Sì, poi se vuoi metterti anche il berretto, così facciamo. Sentiamo. Sì, proviamo a fare questa cosa. Davide, prova a parlare. Se vuoi la cuffia ce l'abbiamo. Sì, eccolo. Hai il telefono di Baccolini. Volevo invitare Baccolini. Sì. Vai, dimmi. Dai, riescono a. Speravo che ci raccontasse la partita di Singapore, ma non riesco. Vabbè, sì, un gracchiamento l'abbiamo sentito, ma non di più. Vabbè, Davide, grazie. Ti vogliamo bene. Adesso non c'è neanche. Stato inghiottito dalle onde, esatto, grazie lo stesso. Esatto, dallo tsunami. Va bene. Allora dobbiamo andare in pubblicità. Dopo torniamo. Ci fate ascoltare ancora qualcosa? Un altro quizzone. Poi Charlene, forse siamo pronti per ascoltare. Prontissimi. Quindi subito dopo sentiremo. Ci abbiamo anche i finali delle partite, magari riusciamo a collegarci con Bologna in maniera umana. In maniera umana ci proviamo. Ancora. Sempre 0-0, 10 sempre contro 0-0, 11. Cambiato niente Cesena? Non è cambiato nulla, 1-1 sempre a Cesena, il Bologna in 10 comunque attacca, a destra ha avuto una grande occasione da gol. L'abbiamo vista e Elena, il Cesena non sblocca il risultato. Dai ragazzi, forza Cesena! Forza Cesena, pubblicità. Andiamo in pubblicità. Mi chiamo De Biasi Egidio, sono titolare della De Biasi Automatismi da 37 anni.
io sono molto soddisfatto, molto orgoglioso del mio lavoro, del lavoro dei miei ragazzi, del lavoro delle ragazze in ufficio, e i clienti ci stanno dando ragione, facendoci un passaparola favoloso. La tua passione è il modellismo? Edo Model è il negozio che fa per te. Specializzato in modellismo dinamico elettrico, troverai Monster Truck, auto da pista, mini 4WD, slot car e tanto altro ancora, con un vasto assortimento di ricambi e accessori. Serietà, competenze e assistenza post vendita fanno di Edo Model una garanzia. Edo Model, via Bentini 63C Bologna. Il telefono 051 70 40 90. www.edomodel.com. Sostituite la vasca con una doccia su misura Fiordalisi. Della grandezza e della forma che desiderate. Realizziamo tutti i componenti della doccia direttamente in azienda e garantiamo l'installazione aggiornata. Piatti doccia in corea in antiscivolo e solo Fiordalisi. E poi le nostre razze di marmoresina in qualsiasi colore a vostra scelta. Ricordate anche le vasche e le docce da sovrapposizione. Chiamate, Fiordalisi non vi chiede nessun acconto. Pagamenti personalizzati, garanzia globale estesa. Fiordalisi, da oltre 40 anni. La scelta migliore. La Romagna, terra di divertimento e vacanze, famosa per il mare, le colline, il cibo e per Oliviero, la città dello shopping e dell'abbigliamento. Sportivo, da cerimonie per tutti i giorni con le migliori marche, le calzature, classiche e sportive. E poi la città dell'infanzia, della sposa, dello sport. In tanti hanno provato a imitarci, nessuno ci è riuscito. Ecco perché Oliviero, dal 1977, è la città dello shopping numero uno in Italia, a Misano sulla statale Adriatica. Il riscaldamento è sempre più caro? Progetto Verde risolve! Inserti a legno pellet per recuperare vecchi camini esistenti, monoblocchi dal design moderno, termocamini e termostufe da affiancare alla vostra caldaia per un notevole risparmio sulla vostra bolletta. Stufe a legna o pellet. Progetto Verde, in via Ugo Braschi a Sant'Arcangelo di Romagna, vi ricorda anche la detrazione fiscale del 50% fino a fine anno e la possibilità di pagamento in comode rate mensili. www.progettoverde.com. Il mare. Metti appetito! Alla nuova darsena di Rimini ti aspetta il ristorante Laura, il regno del pesce. La grande arte culinaria con cucina espressa, pasta rigorosamente fatta a mano e il pesce cotto anche alla brace, come vuole la tradizione. Ristorante Laura, a Rimini, via Ortigara 76, sulla nuova darsena. Info 0541 21 631. Chiuso lunedì e martedì. Venite a provare il pesce fresco scelto personalmente da Ugo. Sostanzialmente siamo rimasti io e te. Cioè, quando tu analizzi perché non lo vince lo scudetto, allora tu prendi che tra breve tornerà in noi, tra noi. Siamo in diretta. Ragazzi, siamo in diretta, se volete mettervi tranquilli, stiamo. No, perché qua continuava l'intervallo. Allora, Charlene, ci vuoi raccontare intanto che cosa hai fatto, cosa stai facendo, cosa hai fatto? Ce l'abbiamo qua, Elena. Eccolo qua. Quello che io appunto è il mio primo album, che è quello che ti avevo promesso che avrei portato. Deep Inside of You è un concept album, prima in assoluto. Come dicevo, adesso sto lavorando già al secondo, siamo infaticabili e instancabili. Però quello che ti ho portato io oggi è qualcosa di molto particolare, che ha poco tra l'altro a che fare con quello che è di solito il mio stile. Perché è una tua collaborazione? Perché appunto è un progetto a cui ho prestato la voce, ho avuto modo di prestare la voce, e che appunto si allontana molto da quello che appunto dicevo il mio genere. Allora, oggi Charlene ci porta una sua collaborazione. Ma devo dire che Charlene, che io ho imparato a conoscere anche ascoltando il suo CD, ha una voce fantastica, quello che si può dire una blues woman, Io non mi definisco. Non ti definisco, come ma ti perché posso credo, definire io? Ma perché appunto già il fatto io non mi catalogo da nessuna parte. Scusami Charlene, c'è una bruttissima notizia per i nostri tifosi, quindi La seconda lettera del Genoa, risolviamo in 10
contro 11 il Bologna dalla fine del primo tempo. Simeone ancora la salt sulla sinistra, fa una bella azione, vince un rimpallo, no, nessun rimpallo, la palla passa in mezzo all'area, Simeone da solo. Anche in questo caso la difesa del Bologna, come quella della Samp sul gol di Nestorowski, ha un po' dormito, con la differenza che la Samp c'erano tutti in Bologna invece manca proprio Gastaldello, centrale di difesa. Genoa comincia a fare sul serio, insomma, gioca bene. Poi Simeone secondo in due partite, figlio del Ciolo. Simeone è, insomma, buon sangue non mente in questo caso. Bologna sotto 1-0 al Dall'Ara contro il Genoa, quando manca 13 minuti al Dall'Ara. Speriamo che, insomma, si possa ancora fare qualcosa. C'è un rigore? È possibile? No, è fuori area, fallo su Palladino del Crotone. Il Cagliari vince 2-0, il Crotone si poteva prenderne altri 3-4, però per ora si è salvato. La Samp ci prova con il Palermo, ha avuto un paio di occasioni da gol importanti anche con Torreira, però per ora resiste il vantaggio del Palermo a Genova. Sciallina, allora parliamo di questa collaborazione con? Allora, con Fabio Fanucci del Food Studio di Borgo Panigale di Bologna e con Dissonanze Ridondanti, che giochiamo in casa, parliamo di mia sorella Valentina Gaglione, che ha curato quella che è stato le riprese del video che appunto vi farò vedere tra poco, le riprese e tutto quello che riguarda appunto la grafica del lancio di questo singolo. E il singolo si chiama Free to Love ed è un inno a tutti i tipi di amore possibili e inimmaginabili, perché poi alla fine tipi no, ce n'è uno solo, è quello, avete ragione. Non è detto che ce ne sia uno solo, Sì, alla fine... No, c'è chi ne ha più di uno, no, vabbè. No, certo, in questo caso parliamo di Elena, ma io non volevo toccare questo tasto. No, scherzo, era una battuta. Non volevo metterla in difficoltà. Hai pure. No, vai tranquilla, tu pure. Benissimo. E quindi è proprio un inno all'amore libero, a quello che può essere l'amore tra due donne, tra due uomini, tra anziani, è veramente l'obiettivo era quello di innanzitutto raccogliere appunto ogni tipologia, diciamo così, passatemi il termine, di rapporto, e poi anche per le orecchie, perché questo brano è stato registrato sulle frequenze di 432 Hz. Le 432 Hz sono, si dice, la frequenza originaria del suono del mondo. Quindi spiegami come avete fatto la... Ecco, forse Marcello mi può aiutare su questo, perché io sono preparata... Cosa significa registrare su 400 per noi umani? Allora, originariamente si dice, prima di Mozart, o tutta la musica era a 432 Hz di frequenza. Da Mozart in poi, non mi chiedere perché non c'è un apparente motivo, la musica ha cominciato ad essere registrata comunque a hertz molto più alti. È come in questa trasmissione l'arrivo di Ludovica, c'è un prima e un dopo, è così. Beh, è anche comprensibile, quello di due cose. Esatto, dopo Ludovica, esatto, sì. DL e AL, no, vai pure. No, quindi appunto... Hanno pensato, io poi oggi faccio da portavoce, perché appunto Fabio Fanucci doveva essere qua con noi, ma il lavoro chiama in questo caso, quindi mi ha lanciato al di là della siepe, come si dice. La vogliamo vedere? Certo, questo video è free to love. Free to love, Charlene e tutto il gruppo. Thank you.
jelly. Girls have fun. Girls have fun. Provano. Certo, è certo. Sapevo che a Ludovica sarebbe piaciuto tantissimo. Sì, no, ma è più era tutti, e non solo a Ludovica. Ludovica sicuramente l'ho vista che si stava muovendo. Enrico, mi sono dimenticata di aggiungere prima che al sax abbiamo avuto la partecipazione di un bravissimo musicista, anche grandissimo amico, quale Mario Sbuarina. Avevo dimenticato di dirlo, quindi ciao Mario, io poi saluto anche Fabio e Valentina che sono a casa, che sono, ovviamente allora, ci guardano in direttissima. Ci ha fatto il ritornello, il loop di Free to Love, ce lo fai adesso? Allora, mi rifiuto per un motivo. Beh, figurati, Non gliela faccio a farla cantare. No, non ce la fai oggi. Ce la faccio. No, ti spiego, la birra di bacio mi ha fatto venire molto caldo. Sì. Sto sudando, ma sul serio. Cioè, sono, come mi potete vedere, sono... E quindi mi appello alla tua benevolenza. Ti appello al quinto emendamento. Sono veramente... Allora, caldo. Però... Una promessa te la strappo, che prima della fine dell'anno solare ci vieni a cantare qualcosa. Guarda, va bene, ci sto. Bene. La domanda che aveva fatto ci... Microfono col filo. Prego. Innanzitutto complimenti per la performance vocale, mi piace questo brano che avete fatto, l'arrangiamento molto moderno, molto stile Grace Jones, devo dire, però mi è piaciuto molto. Ho detto poco. Devo dire, la domanda che mi ha fatto lei, perché a un certo punto la musica si è alzata da quegli ers lì? È perché fu Hitler per destabilizzare il mondo musicale. Negli anni 30 decise di imporre questo. Vabbè, dopo Hitler però poteva anche tornare indietro. Per fortuna poi è passato. Musica, no? Purtroppo la musica è rimasta poi lì. Dopo è arrivato qualcun altro. Posta Hitler arriva l'europeo. Rimaniamo lì. Vabbè. Insomma, adesso Trump li alzerà ancora di più. Esatto, appunto dico, c'è sempre qua. Non... Magari Hitler no, ma... allora... È Trump. Che niente. Cosa sta succedendo? Vai! Ecco, adesso vai. Vediamo. Luca Alberto. Vai. Vai Luca Alberto.
Ecco, perfetto. 2-2 il finale, una doccia gelata per il Sese, all'ultimo secondo il pareggio della tira con tale Romando, attaccante classe 1995, buttato nella mischia del finale da Riverini, che salva l'allenatore probabilmente dal sonero. Il Sedena, che aveva giocato la parte centrale, un ottimo finale di secondo tempo con Larini, che aveva letteralmente trascinato nel finale la squadra. Il gol del 2-1 di Milan Djuric, una promessa straordinaria del giocatore Bosnia, poi almeno 4 palle gol per chiuderla, una con Garitano, 2 con Djuric, per una grande parata nel finale di Pinsoglio, quando le partite non si chiudono. Poi all'ultima pallone cross di Acostini a sinistra, sul secondo palo spunta Rolando, che mette il pallone all'incrocio liberissimo, con tutta la difesa del Sedena schiacciata. Una beffa clamorosa, perché il Sedena, vedendo quello che è successo nel secondo tempo, avrebbe assolutamente meritato di vincere dopo un brutto primo tempo. Insomma, 9 conclusioni in porta, 7 fuori dallo specchio, e Latina di fatto nel secondo tempo non ha mai avuto l'occasione per segnare. Purtroppo però, insomma, questo è il caso, quando le partite non si chiudono arrivano anche le beffe. Sono i fischi, quindi ovviamente più del risultato che della prestazione, perché se non fosse arrivato il gol di Rolando nel finale, ovviamente questi sarebbero stati falsi. È 2-2 per una squadra che comunque nel dubbio non riesce mai a vincere. A voi la linea. Ok, allora a Bologna è successo di tutto, perché è espulso Gentiletti, se non sbaglio. Anche lì nel tuo tavolo, mi sembra. Sì, si è successo di tutto. Grazie, grazie ragazzi. È ripartito professionale all'inizio, sì, di puntata. Ma è colpa tua, quindi non fare, non farla lunga. Dai, scusa, Giorgio, cos'è tutto questo di mangiare? Poi adesso fa molto Irish pub, così. Sì, sì. C'è anche un buon odore qua. Credo. Madre, è fresco, si sta passando. Esatto. Darci qualche indicazione. No, dice che Bologna. Espulso Gentiletti del Genoa, 10 contro 10, che però è durato 30 secondi perché Gemayel ha preso un rosso diretto per un fallo a metà campo, secondo me sicuramente eccessivo. E concludo dicendo che il Crotone ha accorciato le distanze a Cagliari 2-1 per un gol di Palladino su una punizione da 40 metri. Un tiro voragine. Errore. Giorgio, lanci un giudizio da queste parti. Guarda, da televisione non e il Crotone ha accorciato le distanze. Sì, l'ha appena detto, ma adesso no, sembrava che avesse segnato il Cagliari. Ma ha segnato Palladino, l'ha appena detto. Segnato... Ma non eri attento perché. Ma ero sul Napoli. È finita Atalanta-Napoli, ha vinto l'Atalanta 1-0. Sta soffrendo moltissimo il Bologna, sta rischiando anche di prendere il secondo gol, per fortuna allontana e si regala ancora un po' di speranza, ma attacca il Genoa, che è già avanti. Guarda come sono felici, è fantastico. Vabbè, hanno battuto il Napoli. Allora, ma anche... dare il mio ex, a proposito che ti fa Napoli, in questo momento starà mangiando i pomelli delle porte. Antonino, buone cose, dai, Gesù. Non ci sono... No. No, c'è anche qualche altro tifoso. Quando finisce Samp Palermo, ti salutiamo, Ludo. Sì, ok. Vabbè. Giorgi, mangia che ti vedo denutrito, dai. Allora, Francesco Calderoni ha già il microfono in mano, yes, perché vogliamo chiudere così questa parte con un tuo pezzo. Sì, cosa? Il pezzo, il nuovo video che uscirà a breve. Quindi siamo già... Sì, perché col disco uscirà un video, e il brano è April Rain, pioggia d'aprile. April Rain, Breakfast Motel è il CD che sta per uscire tra poco, questo è il video che sta per uscire, esatto. Insomma c'è un brulicare di novità a casa Calderoni, e adesso ci ascoltiamo April Rain, cantato da Francesco Calderoni, per voi e per noi, alla tosse.
Marcello, Marcello, ho sentito che stavi commentando. C'è il microfono a filo che è lì. Eurogol, sì, ah, ecco, Eurogol veramente. Da fuori, pareggia, che campo gol. Palermo 1. Col controbalzo, con i palloni che se li prendi bene come l'ha preso lui, il portiere non ci arriva mai. Può farci assolutamente non ci arriva mai, non ci arriva mai. Mi è piaciuto il pezzo, mi è piaciuto molto. Complimenti, è un bel swing, un bel ritmo, ma molto particolare, così. Diverso, diverso sì. Rispetto al pezzo. Calderoni che conosciamo. Sì. Già ho spiegato l'altra volta, comunque lo rispiego. Breakfast Motel è un albergo con tante stanze differenti e tante idee di musica differenti. Ovviamente sono le canzoni sono gli ospiti di questo albergo e quindi come in ogni albergo di qualsiasi posto sono ospiti da tante parti del mondo. Bella idea. Basso soprattutto che sì. Diciamo comandava un po' il basso, esatto, questo è un po' gazzettiana come dico io, purtroppo viene messo un po' in seconda. Qui abbiamo la parte tecnica, noi siamo dei semplicemente dei radiofonici in studio. Questo no. Brano la chiamiamo il pezzo gazzettiano, passiamo sì. Avvicinate alla musica di Gazzè, sì, mi piace sì, tantissimo sì, esatto quindi, che infatti suona il basso. Allora, prima di andare in pubblicità e di lasciarvi io nelle, nelle Enrico, sagge no. Mani di Claudio Bolognese. No, Enrico, insomma, è il mio alter ego. Flavio Albertini, prossimo anno sei già pronto per... Sì, sì, abbiamo già tutto. Laura non la chiamiamo più perché sennò rincinciamo. No, lei sì, lei è obbligata a venire. Viene a mettere la corona sulla sì, alla successiva, sì. Abbiamo tutto pronto, anche il nuovo staff, tutto quanto, quindi siamo prontissimi. Perfetto. Hai già una data indicativa? Ancora no, ma prima adesso altre diciamo tappe in giro per l'Italia, tra cui delle ospitate, vedremo. Bene, io do appuntamento a domenica, non, no, domenica prossima siamo fermi, quella dopo, cioè il 16, metteremo qualcuno a fianco a Giorgi perché l'ha da solo, così dopo lui si annoia. Esatto, così invece può sraviolare, come si suol dire, allegramente la persona che gli metteremo vicino. Sraviolare, sraviolare, diciamo, intortare, insomma. Smanacciare, no, diciamo corteggiare, ecco, corteggiare o comunque intrattenere. Invece, ovviamente. Ringrazio Elena. Grazie. Poi no, i saluti spetteranno a Claudio. Vi dico già adesso che al ritorno, così lancio la corda a Claudio, ci sarà Ludoteca e poi ascolteremo ancora Robby. Invece a chiudere ci saranno Marcello e Marco che faranno un po' da sigla finale con il loro pezzo finale, diciamo, con il loro quizzone, facendosi un po' ridere. Arriva anche Lino Selvatico qua al mio posto, anzi al posto di Claudio. State con noi, anzi con loro, per un po' di pubblicità e torniamo subito. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi sportivi e non. Centro sportivo Torre Verde, 051 713 155. Sostituite la vasca con una dozza su misura Fiordalisi della grandezza e della forma che desiderate. Realizziamo tutti i componenti della dozza direttamente in azienda e garantiamo l'installazione giornata. Piatti dolce in corian antiscivolo e solo Fiordalisi. E poi le nostre razze di marmoresina in qualsiasi colore a vostra scelta. Ricordate anche le vasche e le docce da sovrapposizione. Chiamate, Fiordalisi non vi chiede nessun acconto. Pagamenti personalizzati, garanzia globale estesa. Fiordalisi, da oltre 40 anni la scelta migliore.
Benvenuti alla Casa del Pneumatico e alla nuova Casa del Pneumatico a San Lazzaro di Savena. Da oltre 50 anni, il più vasto assortimento di pneumatici di marchi primari per auto, moto e mezzi pesanti ed un efficiente servizio di assistenza anche su strada, 7 giorni su 7, H24. E all'Auto Service Club a Bologna trovi anche assistenza meccanica, tagliandi e revisioni. Super promozioni sui marchi primari per il cambio stagionale e servizio di conto deposito. Nel mondo dei serramenti c'è solo un'azienda che sa darti affidabilità, qualità e massima professionalità. È Astore Serramenti, più valore alla tua casa. A Moglia, Mantova, via dell'Artigianato numero 22B. Hai necessità di un macchinario all'avanguardia per la pulizia dei tuoi spazi industriali? Noleggialo con Asmo. Asmo è noleggio da un giorno a 36 mesi di spazzatrici e lavapavimenti. Inoltre fornisce accurato servizio assistenza. Per maggiori informazioni visita il sito www.asmo.it. Sebastiani Claudio, antennista TV, SAT, impianti elettrici, automazione, cancelli, antifurto, videosorveglianza, climatizzazione. Non vedi nuova rete? Chiamaci con fiducia, ti aiuteremo a cercare e a risolvere il problema. Siamo in via 12 Aprile a San Bernardino di Lugo, in provincia di Ravenna, telefono 0545 77521. Claudio 348 3884 102. Sebastiani Claudio, l'antennista di fiducia del gruppo Nuova Rete 7 Gold. Movida87.com. No, ma non eccoci qui, eccoci qui, qui è un porto di mare, voi lo sapete che durante la pubblicità insomma vanno tutti nella zona Wuster. Vanno tutti nella zona Wuster, quindi è stato saccheggiato Giorgio. Esatto, Giorgio è stato saccheggiato abbondantemente dei suoi Wuster, mi sembra che non ne sia rimasto praticamente nessuno. E anzi, approfittiamo per fare una scusate, prima della dimenticato sì. Una cosa. Prego. Vabbè, ha dimenticato la sua la ludoteca, l'ha lasciata sotto l'opzione la ludoteca. Volevo andare un attimo da Enrico Giorgi per avere un po' un riassunto dei finali. Allora, delle partite comunque che stavamo seguendo, dobbiamo dare la vittoria della Piacenza in casa con l'Olbia, mentre la sconfitta ad Arezzo per la Pro Piacenza. In Serie D la Ribelle vinceva 1-0 al 90esimo, però il risultato sì. Si è ribaltato, ha perso 2-1, mentre l'Imolese ha vinto in casa 2-0 col Mezzolare, quindi adesso con 10 punti è terzo in classifica da solo. A 3 punti da Correggese e Lentigione. Dimmi da Francesco. No, hai detto tutto tu Enrico. Correggese ha vinto. La Correggese ha vinto sempre prima in classifica, peccato per la Provvidenza che aveva giocato un'ottima partita, però i risultati non gli dà ragione. Invece c'è da vedere che questo pone in Piacenza da in domenica riesce a fare sempre sbalordire il pubblico. Ci sono circa 2.500 persone, c'erano oggi a vedere la partita, quindi l'appetito viene mangiando, prima la salvezza, poi il resto, ma se continua così la proporzione di Franzini potrà togliersi delle belle soddisfazioni. Vedremo. Cosa che non riesce ancora a fare il Parma che ha giocato ieri sera. E anche il Modena è messo in cattivi, non naviga in buone acque, mentre da registrare sempre nel girone di Lega Pro, dove ci sono le altre via Emiliano Romagnole, la prima sconfitta di Pippo Inzaghi con il suo Venezia. Sì, visto che ieri a B-Side abbiamo parlato molto della Lega Pro e molti sono sbilanciati dicendo il Venezia si è vinto il campionato. Insomma, io frenerei un attimino. Allora, voglio salutare intanto, se possiamo far arrivare il microfono, a Lino Selvatico. Ciao Lino, benvenuto in video perché lui era qui da Mo. Visto che ha accompagnato Laura, non l'ha accompagnata solo qui in studio, l'ha accompagnata anche a Belle d'Estate e insomma hai fatto sì. Diciamo da accompagnatore ufficiale della trionfatrice, quindi insomma ti ringrazio Flavio, ma
insomma, è stato un piacere. Che esperienza è stata? È stata bellissima, perché Flavio mi ha telefonato, mi ha detto portami qualche ragazza, portami una ragazza per il concorso. Io ho pensato subito a Laura, ci siamo parlati con lei, con la mamma, e poi abbiamo deciso di andare, siamo partiti all'alba, siamo tornati all'alba del giorno dopo, ma è stato molto molto bello, penso che è stata un'esperienza piacevole molto per me, ma penso per Laura che sia stata veramente entusiasmante, perché a Flavio avevo detto guarda che ti porto una ragazza che vince, ci ha messi a ridere, ha detto e lui avrebbe, invece, si dice sempre così. Poi invece così è stato. Io volevo sapere qualcosa di un'altra esperienza invece, Lino, prima di andare diciamo a un'altra forma di arte, la tua è pittorica, sì. Ludovica parlerà di libri con la sua ludoteca, la mostra quale e dove hai sì, avuto occasione di dopo, fare? Dopo tanti anni di lavoro siamo riusciti con i miei fratelli a fare una mostra dei quadri del nonno, di cui io porto il suo nome, a Venezia, Lino Selvatico a Venezia, a Capesaro, e è stata una mostra che è stata dal metà maggio a fine di luglio, ha avuto molto successo, siamo stati molto contenti, e so che Capesaro ha lasciato i quadri del nonno che erano in loro possesso ancora in esposizione anche adesso. Questo è molto bello, è anche un'informazione, no? Sì, certo, se chi dovesse andare a Venezia, una gita a Capesaro. Intanto il museo sarebbe anche di portare i quadri di nonno anche fuori dalla laguna. Sì, adesso stiamo parlando con qualche museo di Treviso per cercare di metterli in mostra permanente. È tutto in divenire. In divenire. Vedremo. Allora, abbiamo detto d'arte ad arte, ludoteca, dovrà avere anche taratata, la sigla, taratata, c'è taratata, vediamo se c'è la sigla. Eccola lì, però non l'abbiamo vista, eccola, ludoteca. Sì, mettiamo il loop, ecco. Adesso è il loop. Dai, rega, madonna mia, tanta. Di cosa parliamo oggi? Oggi vi ho riportato Bukowski. L'altra volta avevo parlato delle storie di ordinaria follia, che ricorderete tutti, soprattutto tu, Claudio, già di sì, vedo. Ricordo. Va rimembro. Bene. Oggi invece porto Tartacquino di un vecchio sporcaccione. Tutti i libri di Bukowski sono dei libri estremamente crudi, estremamente forti. Sì, lui ha fatto della sua crudezza e della sua brutalità la sua forza. È una persona che racconta del proprio quotidiano. Il proprio quotidiano è fatto di sbornie colossali, di belle donne, più o meno belle, non tutte belle, ma quelle che sono belle sono incredibili per come le racconta lui. Le corse dei cavalli, lui ogni mattina si svegliava, di solito vomitava quello che aveva bevuto la sera prima, dopodiché andava a scommettere sui cavalli, se vinceva riusciva anche a mangiare, se perdeva probabilmente non mangiava nemmeno quel giorno. Se quello sì, in qualche modo avrebbe bevuto. Tutto questo, esatto, io sono innamorata di Bukowski, quindi poi sono di parte purtroppo. Tutto questo è su uno sfondo di un'America povera, emarginata, quella dei vinti, quella che crede sempre in questo sogno americano che però non arriva mai perché più che altro è propaganda. E quindi è un Bukowski che va a trovare un lavoro che fa per 12 ore e che poi lascia immediatamente e va a fare qualche rissa in qualche bar dove poi incontrerà probabilmente una delle donne della sua vita. Quindi è meraviglioso, leggetelo. Passeggere, donne della sua vita passeggeri. No, lui le ama veramente, lui le ama con una profondità, con una forza, che anche fossero per quelle 12 ore che stanno nella stessa camera d'albergo, con una bellezza che non è da tutti, non è una profondità che hanno tutti. E in tutto questo lui riesce, perché poi è anche un libro, ovvio, comico, è un parolone, però ha una vis comica molto forte, questo riso amaro pirandelliano, il sapere un po' ridere davanti poi a quella che è la desolazione della vita. Quindi leggetelo. Leggete. Brava Ludovica. Ci ha portato in questi meandri di Bukowski, ma anche di questa vita un po' così, di solo un po' molto, diciamo. Un po' parecchio estrema, che sì, estrema per certi versi, non un po' così estrema, cioè non è più estremo svegliarsi tutti i giorni alle 8 di mattina, vedere sempre le stesse facce, non vedere la propria famiglia e tornare a casa stanchi? Sì. Potevamo metterci Voglio una vita spericolata di Vasco Rossi. No, infatti io volevo, se un microfono Lino lo passi sopra Marcello, io volevo sapere se
Allora, nei trascorsi sicuramente per di Vasco Rossi, insomma, è noto, no? Insomma, il suo essere, diciamo, molto attivo anche nelle ore notturne, avere, perché essere stato, insomma, un molto, sì, spericolato, sregolato, insomma. Molto. Molto. Lo confermi. Ecco, voglio sapere se adesso non è, se Vasco Rossi è così, direi che non credo sia più così, insomma, credo no. Che, ecco, credo che sia giustamente, insomma, qualcosa sia cambiato e avviene per tutti. Voglio sapere se gli artisti di oggi, quelli che magari hai conosciuto più o meno bene, quelli che hai sfiorato, cioè sono ancora così, perché una volta, quello che raccontava Marcello, e poi sono ancora così gli artisti, nel senso... così esuberanti, così... La notte, poi la mattina... Ma dipende, ce ne sono stati alcuni da Grignani, cioè qualcun altro c'è stato, insomma, dipende poi che contatti hanno, perché quando uno arriva e diventa celebre, quella gente lì, quando arriva lì, dopo un po' arriva un codazzo di gente che gli propone di tutto, perché sanno che hanno del miele e quindi tutti arrivano tutti quanti a proporre delle robe, quindi è facile lasciarsi andare. Però invece ci sono degli esempi di persone che non si sono mai lasciati scalfire. Andiamo nel calcio, guardiamo Totti per esempio, visto che questa è una trasmissione sportiva, se possiamo fare un paragone, possiamo pensare a un uomo che ha fatto già 40 anni e che io sinceramente non ho mai visto. Ma c'è un po' nella musica, io mi chiedo, nel senso, perché allora per ci sono dei metodici da questo punto di vista, e che si mettono lì e lavorano veramente veramente alla grande. Ci sono delle Puoi persone fare così. Un nome o due, visto che sono Tiziano Ferro è uno di quelli. Tiziano Ferro è uno di quelli. Un altro è che potrebbe essere sembrato chissà che cosa, è Davide, il Duca Bianco. Secondo me David Bowie è stato il più grande musicista che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni, fra l'altro era di una serietà professionale incredibile in sala di registrazione, mi dicono, di una cattiveria anche, di un'aggressività fortissima fino a che non si arrivava ad avere il pezzo come lo voleva lui. Io vorrei esortare a ascoltare i pezzi del 1968-1969, quando ancora non c'era la musica elettronica, i pezzi che faceva David Bowie, cioè una roba incredibile. Era avanti già. Era avanti tantissimo ed è sempre stato, e ha avuto varie fasi, perché ha cambiato vari nomi nel corso degli anni, sapete? Era sempre lui, però cambiava personaggi, era Ulisse che girava nel mondo, e quindi fino ad arrivare all'ultimo. Infatti si parlava di Old Wave, New Wave, e il suo produttore diceva lui è David Bowie. Esatto. Quindi la vecchia, il nuovo e l'oltre. Però noi abbiamo avuto esempi anche in Italia di questo, purtroppo passato in secondo piano, se mi permettete, ed è il grande Lucio Battisti, che io ho amato e amo in modo incredibile. A proposito di musicisti straordinari, il quale ha abbandonato le sue meravigliose collaborazioni con Mogol per intraprendere con Pasquale Panella, un autore di testi che amo tantissimo, con Xar, con Don Giovanni e con L'Esposo Occidentale. È un percorso per me eccezionale, che non è stato capito e che ancora oggi, secondo me, volutamente fosse molti, forse, no? però è ancora 20 anni avanti. Io ogni tanto posto dei pezzi del grande Lucio Battisti con le collaborazioni di Pannella, e ho postato Xar di recente per i 19 anni della scomparsa di Lucio Battisti, e mi rendo conto che lui è ancora avanti proprio nei suoni e nella prego, musica. Francesco. Sì. Ti divertivi di più a suonare negli anni 70 o adesso con tutta questa elettronica? Mi divertivo. Il MOOC ti manca? Io mi sono divertito tantissimo a suonare fra il 74 e l'88. Sono stati gli anni in cui ancora non c'era la batteria elettronica, non esisteva nulla del genere. Io ho sempre suonato live. Ricordo che a Navile chi viene e sarà ospitato sul nostro palco deve cantare esclusivamente live. Deve suonare esclusivamente live. Da noi si suona live, anche perché il cantautore deve suonare live. A noi. Io ho smesso di suonare nell'88 quando è arrivato il karaoke,
e ho ripreso a suonare nel 2007-2008 quando mi hanno chiesto di comporre una colonna sonora per un film che è stato poi girato a Bologna, solo per questo, perché sennò io non sarei più tornato nel mondo musicale. Avevi già preso, musicalmente già la chitarra al chiodo. Avevo già smesso. Piace molto anche a noi Elena in live, sì. L'espressione massima, no? Della... Sì, perché tanto ormai adesso con la tecnologia sono tutti cantanti, tutti professionisti, esatto. Quando in realtà non è così. Anche i concerti che fai a vedere... E la nostra è una terra di ballo liscio, l'Emilia Romagna. Mi è capitato di vedere, non faccio nome, una grande orchestra da ballo. Non ho capito qua. L'80% erano tutti i brani in playback e poi fatti con le basi musicali fatte al computer. Sì, è vero. Tra l'altro, gente che è capace di suonare. Io ho visto batteristi, chitarristi veramente grandi che saprebbero, musicisti, ecco. Che saprebbero fare, fanno due pezzi e poi c'è un'ora e mezza di base. Hai ragione. Sì. Hai ragione. Era molto meglio suonare prima, una volta, andare ad ascoltare, ancora oggi ascoltare live New Trolls è una roba incredibile. Dove apprezzavi anche la steccata. Certo, anche la storpia, esatto. Ma fa parte, anche perché il cantautore non deve essere intonatissimo. Io quest'estate mi sono trovato, sono stato invitato e ringrazio il Summer Pop Festival della Romagna che mi ha invitato a essere in giuria insieme a gente importantissima e ho visto che ci sono degli interpreti bravissimi, veramente, però purtroppo eseguono un meraviglioso karaoke. Questo non è bello perché non c'è nulla di personale, non c'è nessuna interpretazione. Per questo, allora, per l'interprete è vero, se stecca è una cosa brutta. Però il cantautore, logicamente, un attimino poco intonato può essere in alcune situazioni. Poi ricordiamo, Lucio Battisti non era intonatissimo, eh? No. Però poi può capitare che la sera hai avuto un mezzo raffreddore, puoi prendere un tono più alto, più basso, ma è, come diceva il famoso Gianni Minà, è il bello della diretta. Il bello della diretta. Se la cosa è piatta tutta la sera, dopo due canzoni io mi sono rotto. Guarda, il tempo è tiranno, rimarremo ore a parlare di questo, vedo molti interessati, anche Francesco, anche Cerlini, insomma, anche Roberta, che tanto noi adesso chiameremo Robby, perché insomma ti scrive un sacco di messaggi, Robby, quindi d'ora in poi è Elena, per noi è Robby. A proposito di Robby, prima mi hai ascoltato un video che è arrivato subito, e che ha avuto già su YouTube, dicevi, insomma, un successo importante, no? Perché insomma 27.000? Sì, all'incirca 27.000. Insomma, non è... E abbiamo capito anche perché, insomma, perché effettivamente è un brano che arriva subito. Adesso cosa ci fai ascoltare, Roberto? Allora, adesso vi farò ascoltare il primo singolo che è stato scritto dal mio produttore. Lui è francese, quindi lo stile è molto diverso rispetto a Bugie. Mi ha chiesto di interpretare questo brano decisamente più retro, quindi molto particolare, e ho avuto l'onore di registrarlo negli Abbey Road Studios di Londra, quindi insomma è stata un'esperienza fantastica. Beata te. Sì, quindi è decisamente particolare. Sì, esatto. Particolare anche, io credo che tu ci abbia messo anche tante emotività per trovarsi lì dentro a registrare. Sì, è una bella esperienza, assolutamente sì. Allora anche tu, diciamo, cambi decisamente il titolo. Belle parole, cambi decisamente. Oggi abbiamo Breakfast Motel, dove ci sono un sacco di stanze di generi diversi, Robby. Non ci allontaniamo molto da Bugie e Belle Parole, perché sono sempre un po' di cose che si dicono così, tanto per dire. Sì. Non si allontana molto dalle Bugie, perché Belle Parole parla di questo pezzo che è appunto di questa storia sempre d'amore, in cui vengono raccontate comunque queste belle parole che non sono mai che non sono quelle vere o non sempre sono quelle vere. Quindi lo stile del testo e del significato è simile, cambia molto la musica, quindi. Elena, ce l'ascoltiamo? Belle parole. Grazie. Belle parole, Robby. Ciao amore, come stai? Per la vita tu sarai nel mio cuore.
belle parole. Laila, 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 la. La verità chi lo sa? Nel tuo cuore io vivrò, sarò sempre accanto a te, tutti uguali. Ma sono sempre delle belle parole. Laila, 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 la. La verità chi lo sa? Io non ci credo e basta, con buona fortuna. Potrei rubare la luna, ma non ti credo mai. Con buona fortuna, la bella storia sarà una di più, chi lo sa? Quella di più si vedrà. Un giocatore come te, e il coraggio senza te, sarai fuori. Dalla mia vita penso che tu non potrai stare con me, ma chi lo sa? Con buona fortuna potrei rubare la luna, ma non ti credo mai. Con buona fortuna la bella storia sarà una di più, chi lo sa? Quella di più si vedrà. Ciao amore, come stai? Per la vita tu sarai nel mio cuore. Roberta Francomano, in arte Robby, in un brano, io direi, di arisiana memoria. Io sento un po' Arise in questo retro, sì, un pochino, sì. Francese, Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, a proposito di francese. Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo, che abbiamo l'ultimo break, dopo riascoltiamo Marcello e Marco, live, poi vedremo se riusciremo anche a far vedere o questa volta in una prossima occasione, senz'altro, insomma, anche i video che comunque trovate su YouTube, dopo li ricorderemo. Per adesso li sentiamo sicuramente live, dopo la pubblicità c'è ancora lato B, c'è ancora un sacco di cose, quindi state con noi. Pubblicità. Hai qualche difficoltà nel fare la doccia o la vasca a un tuo caro? Da oggi con Acquabuddy Home, fare la doccia o il bidet a chi non può muoversi in autonomia diventa confortevole, facile ed efficace. Acquabuddy ha sviluppato un sistema innovativo che permette di fare la doccia completa o il bidet direttamente nel letto. Sì, hai capito bene. Non bisognerà più sollevare il tuo caro dal letto e trasferirlo in un bagno attrezzato, mettendo così a rischio la sua e la tua salute. Posiziona il telo vasca oppure la bacinella gonfiabile sul letto e inizia a fare la doccia o il bidet. Hai a disposizione 8 minuti di erogazione continua. L'acqua reflua viene aspirata immediatamente. Nessun rischio di bagnare il letto. In pochi minuti il tuo caro sarà perfettamente pulito e asciutto. L'oggettiva difficoltà nell'igiene di queste persone aumenta moltissimo l'incidenza di infezioni batteriche anche gravi. Acquabuddy è uno strumento utile perché può prevenire le infezioni batteriche e le piaghe da decubito.
Cosa aspetti? Acquista o noleggia Acqua Badium nelle migliori sanitarie e farmacie. Oppure al numero verde 800 821 862, o su www.acquabaddi.it. Acqua Badium è un dispositivo medico CE con IVA agevolata al 4% e detraibile al 19%. Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. A soli 1.499 euro, trio a scelta fra Trilogy Inglesina, iTrack Baby Comfort Dinamico Up Cam o Peg Perego Book 51 Sportivo, completo di antisoffoco e base auto per ovetto, lettino con materasso ortopedico e cuscino, piumone con paracolpi, cassettiera con bagnetto fasciatoio, poltrona auto 0,18 kg, seggiolone pappa regolabile in sdraietta e bidone porta pannolini in omaggio, tutto secondo disponibilità. Capriccio Baby, aperto la domenica pomeriggio, chiuso il giovedì. Capriccio Baby lo trovi nei due punti vendita a Sant'Arcangelo di Romagna e a Morciano di Romagna, anche online su capricciobaby.com. 0541 62 46 45. Per la cura della tua salute e il benessere del tuo corpo, Farmacia Reale. Una vasta gamma di prodotti per la cura ed il benessere del tuo corpo consigliati dal nostro staff attento e preparato. Attenzione, consigli e prezzi accessibili con spedizione gratuita dei prodotti ed un simpatico omaggio. Ci trovi a Reale in via Risorgimento 39, telefono 051 75 49 40. E sul nostro sito farmaciareale.it il nostro staff risponderà a tutte le tue domande in modo rapido ed efficace. Farmacia Reale, la salute a portata di clic. Ci siamo, eccoci qui, eccoci qui, con platea vuota però, perché insomma adesso pian piano rientreranno, anche perché insomma qualcuno si prende un break. Lino per esempio era giustamente in giro a fare delle foto, perché lui insomma ha questa passione per la fotografia. Noi abbiamo già pronti, come promesso, Marcello e Marco sul nostro, esatto, sul nostro palco, diciamo tra virgolette. Io credo che non ci sia manchi un microfono per adesso, quindi io ne approfitto intanto per chiedere a Francesco, intanto che ci sistemiamo per la musica, volevo sapere da Francesco un flash su Roma-Inter questa sera, insomma in virtù della sconfitta del Napoli anche potrebbe avere ancora più significato, no? L'Inter ha perso apposta in Coppa, perché l'aveva fatto la settimana prima che giocasse con la Juve, dice tanto perdiamo poi vinciamo con la Roma. No, scherzi a parte, non sarà secondo me una bella partita. Vedo una Roma più motivata, mentre l'Inter ancora non riesce a trovare il bandolo della matassa. Giustamente De Boer deve trovare soprattutto equilibri a centrocampo, poi la difesa va registrata. Sicuramente sarà una partita dove il primo tempo sarà giocata all'insegna di la paura, all'8 fa 90, il gioco del calcio fa 0-0, quindi più che scoprirsi cercheranno di guardarsi a vicenda. Poi ci sono dei grandi campioni sia nell'una che nell'altra squadra che potrebbe scaturire l'episodio. La penso anch'io così, sono una partita che sarà molto molto combattuta. Direi che Marcello e Marco sono pronti. Claudio, invece volevo dire, sì, prima, se ti lasci 30 secondi, il brano di prima, tipicamente estivo, sembra la colonna sonora di qualche trasmissione televisiva, o di una trasmissione televisiva di un gioco, oppure di un bel cartone animato. Ah, ecco, è brava lei, perché televisivamente parlando è veramente eccezionale. Anche io e Elena avevamo pensato in quel cartone animato, insomma un po' di cose. Allora, abbiamo Marcello e Marco pronti, cosa ci fate ascoltare? Allora, prima una piccola introduzione. Vanno avanti gli anni e noi torniamo bambini e ci compriamo le chitarre più piccole
non, ah, ecco. Non le abbiamo lasciate fuori sotto la pioggia. Il micro è una comodità, diciamo, la micro per portare in giro. Perfetto, per uno studio così allestito. Di notare le scarpe da vescovo che hai. Le scarpe da vescovo, eccole lì. E gli appunti come al liceo. Il microfono. Copio. Esatto. Con copio. esatto, bene. Allora noi vi proponiamo La metamorfosi di Piero, è un pezzo che tra l'altro ho inserito nel mio ultimo CD, ed è un brano che al Navile, appunto, dal 19 novembre, ne approfitterei per ricordarlo, lo verrà riproposto, anche riarrangiato, ed è nato in modo abbastanza singolare. In 5 secondi vi dico, è una spiegazione che ho dato alla mia bambina più grande di cos'è la metamorfosi, quindi ho creato magari un po' di curiosità. Dai, La metamorfosi di Piero. Mi sembra di essere a New York, col fiume che scorre sotto le cemento. Mi sembra di essere a New York, fiume che scorre come le cose americane. Mi sembra di essere a New York, Mi sembra di essere a New York, il fiume che scorre sulle barche americane. Le barche a vela sono in jeans, il fiume che si incastra col catrame. E catechetica allo spreco, scorre come un manto. Puro brivido e follia, quello che mi scorre dalle mani. Il cielo vira e vola via, Piero un piede dentro nel domani. E puro brivido e follia, quello che mi scorre dalle mani. Il cielo vira, vira, vira e vola via, Piero un piede dentro nel domani. A nuoto, e poi è uscito ed ha scoperto il fuoco. E poi ha capito che la terra gira, 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 gira. Ha costruito un razzo per la luna. A nuoto, l'evoluzione non è mica un gioco. Si è caricato, ha lanciato la sfida. Sul petto spunta la sua prima piuma. Mi sembra di essere a New York, Mi sembra di essere a New York, A New York, a New York. La 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 la
corpo è comparsa la sua prima piuma. Ecco un piccolo assaggio. Marco Belluzzo e Marcello Romeo, noi l'abbiamo proprio immaginata così, raccontata, questa metamorfosi raccontata al, al figlio, molto simpatica. Piccolo assaggio per non proporla tutta, altrimenti sono quei 25 minuti. Ah, che... però! ah, a proposito di condensare nei 44 secondi, tu, ho fatto un refrain e, un, e una strofa, ecco. Bene, grazie mille, grazie mille. Vorrei andare da Luciana per microfono. No, per sapere, dopo tanto girare il mondo, questa volta ti sei fermata? Cioè, pensi di esserti fermata o del domani non c'è certezza, quindi non si sa?
No, io mi sono fermata qua. Ormai 11 anni è casa mia, è la terra dei miei antenati, le mie radici. Io amo questo paese con tutto il mio cuore e rimango qua fino alla morte. Oh, quindi adesso proprio... No, bello. È una... La tua è veramente una dichiarazione incondizionata d'amore per l'Italia. Quindi sono tornata a casa, diciamo, è stato sempre casa mia. No, i miei sono partiti da qua e perciò le mie origini più... Non lo so, quella che me la sento più forte nel cuore... Nonostante tutto, come diceva Ludovica, nonostante tutti i problemi che possiamo avere, vogliono scappare dall'Italia, nonostante tu credo abbia potuto io ci credo ancora. Anche nei paesi dove si sta magari meglio sotto altri punti di vista, però l'Italia è l'Italia. L'Italia. Quando ho conosciuto Luciana, che lei ho conosciuto la festa della birra con un bel boccale da un litro, no? Io quel periodo avevo iniziato la dieta. Ho fatto 2 mesi di dieta, forse non so, magari non se ne ha fatto nessuno. No, si vede. Ho perso oltre 10 kg, devo dire, ho vinto premio miglior colesterolo 2016. Ah, beh. Però, l'anno scorso avevo premio peggior colesterolo. Ma ti hanno dato la fascia come a Laura oppure no. Miglior colesterolo? Non c'era la fascia. Allora, volevo sapere, appunto, da bacio, a proposito, prima di... Tra l'altro dovrebbero avere qualche foto di qualche... C'è qualche foto di Festa della Birra? A proposito, mentre arrivano le foto, allora sono arrivati un sacco di messaggi, Mi dispiace non poterli... Ma questo deve essere un video, credo. Cosa è successo? Proviamo a togliere l'audio nel frattempo, così ricordiamo che, per esempio, Festa della Birra... noi di Radio Web saremo il 5 novembre a Ravenna per la trasmissione Birra per Amico Padiglione Fieristico, quindi questo per Radio Derby Web. Questa è una festa della birra. Ecco, questa è la festa della birra, ecco, in Germania, dove io appunto non è l'Oktoberfest, ci tengo a precisarlo. Questo è il Bierfest di Erlangen, vicino a Norimberga. Ed è la festa più antica della Germania, sono 260 anni che la fanno, ed è la seconda per grandezza dopo l'Oktoberfest. E noi sono 15 anni che facciamo un pullman proprio da Ferrara, è già alcuni anni che addirittura a causa di molte richieste abbiamo fatto anche doppio pullman. Il doppio pullman. Queste sono un po' delle immagini un Bacio po'. Bacio era in gran forma, sì, qui non era il premio colesterolo, ma era il premio tasso alcolemico. Era il periodo un po' così. Ecco, questa è una foto con l'organizzatore del pullman che saluto, Giuliano. Ecco. Bacio per bacio. Due bellezze tipiche. Tipiche del posto. Questo è un profilo mio. Questa è la colazione del mattino. Il cappellino. Noi ci trattiamo bene alla mattina. Colazione del mattino, salata e dolce. Abbastanza proteiche, effettivamente. Sì. Vorrei sapere. Molto in forma era. Anche se io preferivo il cappellino col facocero. Cappellino tipico. Il galletto. Sono un po' tutti. Fa parte della mia collezione di cappellini. Bacio, hai qualche festa della birra al volo da ricordare? Oltre a quella di Erlangen, che se vuoi ti ricordo anche, noi partiremo il 1 giugno 2017, facciamo 4 giorni, dall'1 al 4 di giugno, e siamo proprio un gruppo di amici che organizziamo questo pullman. Se vuoi io ti dico anche un paio di numeri di telefono nel caso se qualcuno è interessato. Siamo molto veloci, mi hanno autorizzati a darlo in diretta. Questa è Ludmila Marconi, questa è meravigliosa, che abbracciamo e baciamo. Esatto. Allora, per informazioni sulla festa di Erlangen potete chiamare lo 0532 71 53 77, chiedere di Giuliano, oppure il 339 73 73 605. Se siete stati veloci meglio per voi, se no peggio per voi, che non possiamo ripetermi. Esatto. L'ultima festa in corso, anche questa sempre nel mese di ottobre, l'Einprosit Fest a Vago di Lavagno, provincia di Verona. Anche qua dal 20 al 23 ottobre con gruppi tipici, perché si differenziano dalle altre feste dove ci sono le solite cover band, con tutto rispetto. Bene. Sono quelle proprio che mi piacciono di più, ecco. E noi passiamo a lato B. C'è la sigla? La sigla c'è. Vediamo se è pronta. Se è pronta la sigla, se no la facciamo noi il peperoncino, mimiamo il peperoncino.
questa. E visto che Ludo non è pronta, poi potete passarla altre 10 volte. Ecco. No, sono qua, no, è pronta, è pronta. Di cosa parliamo oggi? Dato che oggi la storia Ginger, come vedete, non c'è. Sei orfana di Ginger, quindi. Sì, infatti sono un po' triste. Vabbè, quindi questo passa il convento e quindi mi accontenterò di Claudio. E... Esatto, quindi io ti devo, intanto potrei lanciare il tema, parliamo di coppie celebri. Oh, che bello, coppie celebri. Detto no. Anche noi, io direi che puoi iniziare da... Da, sembrava Beyoncé a dire la verità, no, era Bonnie e Clyde. No, mi sa di rendere sopra. No, no, sì, sì. Ah, ah, Bonnie e Clyde, eh? Sì. E quindi? E quindi, vabbè, te lo devo dire, sì, Clyde, beh, devi aiutarti. No, vabbè, faccio tutto io. Sì, quindi. Fallo tutto te. Ti spacco, Claudio. Anche perché niente, sì, coppia celeberrima di criminali, sappiamo tutti com'è finita, uccisi, massacrati nella loro Ford a colpo di fucilate dopo che hanno fatto una quantità di rapine, omicidi, insomma, si amavano moltissimo e poi sono finiti malissimo. Una storia. Seconda. Storia romantica. Romantica, sì, beh, meglio questa di tante altre storie d'amore. E seconda coppia celebre, in cui rivedo moltissimo me e Claudio, Mimì e il Willy il Coyote. Ah, io pensavo fosse l'altra. Guardati, Claudio, non sei bellissimo. Ecco, vabbè, tutti conoscete Willy il Coyote perché è una vita che prova a prendere l'uccello, però alla fine lo prende sempre a servizio. Esatto, non lo piglia mai. Maniera, no, finisce sempre in maniera... Come dice anche Finardi, no? Willy il Coyote dice così, ci può cadere il mondo addosso, finire sotto un sasso, ma noi non ci arrenderemo mai. Ecco, poi c'è queste citazioni famose. Questa ferma musicale. E terza coppia, vabbè. Amata da tutti noi, Sandra e Raimondo. Oh, meravigliosi, meravigliosi, meravigliosi. Danza, Sandra e Raimondo con la sua gazzetta immancabile nel letto. Sì, vabbè, infatti, sono siamo io e te. Perché ne ci rivedo, sì. Moltissimo. Sono, vabbè, sapete, sono sono scomparsi da poco entrambi, a distanza di poco l'uno dall'altro. Sappiamo tutti, ricordiamo tutti Casa Vianello e lui continuava a guardare tutti i sedili che passavano e lei provava a distrarlo dallo sport. Ecco, senza mai, con scarsa fortuna. E l'ultima in cui penso che siamo proprio io e te. Velocissimi. Dai, Eva Engere e Schicchi. Eva Engere, siamo noi. Posso fare una rapida descrizione, dai, però magari meglio di no. Vabbè, lui è un produttore porno, è stato di Cicciolina, Mona Pozzi, e lei è stata pornostar. Lei è stata una pornostar pentita, come tante pornostar. Sì, poi ha detto, no, non mi ci rivedo, no, ti dico, eri tu. Non eri tu, giura che eri tu. Ti dico, eri proprio giura che eri tu. Vabbè, lei, ciao Ginger. Grazie Ludovica Diritto. Allora, grazie Ludovica Diritto. Grazie a Lino Selvatico. Grazie a Laura Coden, Miss Belle d'Estate. Grazie anche al patron Flavio Albertini. Grazie a Luciana, grazie a Robby, grazie a Charlene, riusciamo a dirli quasi tutti, speriamo. Prima dei titoli di coda, Francesco Calderoni, PMS, con il suo Breakfast Motel, che insomma... Francesco Romano che è in collegamento. Francesco Romano che è in collegamento, Enrico Giorgi che è là dietro. Alla grazie prossima. Enrico Giorgi per la pagina... Si è mangiato tutti i gusti. Si è per la pagina calcistica, Simone Bonfatti, bacio bacilieri, grazie direi che... mancano solo Marcello Romeo e Marco Belluzzo, grazie mille di essere stati con noi. Francesco, ciao Francesco, ci vediamo. Allora ci vediamo tra due settimane con la tua, ma domenica prossima alle 14.30 c'è B-Side che... Hai qualche difficoltà nel fare la doccia o la vasca a un tuo caro? Da oggi con Acquabuddy Home fare la doccia o il bidet a chi non può muoversi in autonomia diventa confortevole, facile ed efficace. Acquabuddy ha sviluppato un sistema innovativo che permette di fare la doccia completa o il bidet direttamente nel letto. Sì, hai capito bene, non bisognerà più sollevare il tuo caro dal letto e trasferirlo in un bagno attrezzato, mettendo così a rischio la sua e la tua salute. Posiziona il telo vasca oppure la bacinella gonfiabile sul letto e inizia a fare la doccia o il bidet. Hai a disposizione